叫んだとはない」「笑って転んで情けない」「誰のせいでもないことだ」 不思議なくらいに覚えてる意味もないのになぜかうかえなくて泣いたのあるにただ強くなりたいと願ってたそのために必要な勇気を探し求めていた残酷な運命が定まってるとしてそれがいつの日か僕の前に現れるとして でもいいと思えた それ以上に僕は弱くてさ君が大事だったんだ一人で生きていくんだなんてさ口をついて叫んだあの日から変わっていく僕を笑えばいい一人が怖い僕を蹴飛ばして噛みついて息もできなくて騒ぐ頭と腹の奥がぐしゃぐしゃになったって手らいも経営も消えてしまうくらいに 触っ「痛い,いな君の方向からに」「僕たちはきっといつか遠く離れた太陽にすら手が届いてよけないわ」 Tanto, buonasera. buonasera, adesso buonasera. arriveranno anche gli altri ospiti. No, non è vero. Io sono la fusione di Francesco <ride> e Maggi. È... <ride> funzione... Voi mi stavate chiedendo cosa succede se Maggi e Francesco si fondono. Divento io. Io <ride> <ride> beh, devo dire che c'è un miglioramento. Comunque, eh? Eh, ovvio, un miglioramento, cioè nel senso tra Maggi e quell'altro Maggi ovvio. perde un po' la massa, ma qui dice la conoscenza di Franceschi. Però perché... aspetta, ci potrebbe stare perché effettivamente mm. Maggi è grosso, però mm. l'altro è alto e secco, quindi in realtà te sei un po' in mezzo, mm. sei più alto questo è un problema. È perché è un miglioramento, ok? Cioè, certo, questa è la fusione. <ride> buonasera Dark, buonasera, buonasera la... ragazzi. Buonasera ragazzi, buonasera. buonasera, buonasera. La, la bottega del nerd, ciao Edra, ciao le triccee di Marra. Vedi che Blueprint è bellissimo. Essendo la fusione di Maggio e Francesco, i miei consigli sono doppiamente validi. Ok, okay. Doppiamente, eh, doppiamente. Certo, certo. Ah, io no. vi dico una cosa ragazzi. Io vi dico una cosa. Oggi, ciao Yuger. Huge, huge mat. Oggi oggi abbiamo un versus Micidiale totale tombale. Addirittura, oggi tu hai già avuto qualche spoiler, bello, eh. Devo ma... ammettere che mi ha sorpreso il Livio che viene blastato, ma questa volta veramente, veramente ci sono delle chicche interessanti. La nuova emote arriverà, eh, tanto domani è festa, quindi c'è tempo e verrà, ah, infatti, visto che è festa. Fate sto regalo di Natale, una sabina, così tanto per ricordarci che ci vogliamo tutti bene. Io l'ho fatto, fatelo pure voi, dai. Esatto, tu. sotto Natale siamo tutti più buoni ed è giunto il momento. Non lo so, che, che momento è arrivato? È arrivato un momento. È arrivato un momento eh, che è no, sì, incredibile. i miei due cloni, perché essendo io la fusione, arriveranno due rappresentate... Ma ah, solo loro sono i cloni. Eh, ovviamente, cioè, loro okay. sono le comparse, Stanno ad arrivare, abbiamo sentito il citofono squillare. Ah, l'hai sentito? Sì sì, 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 sì. Ah, e, e calcola, ci dovrebbe, dovrebbe arrivare anche Max, ok? <ride> Quindi se arriva Max prima di loro... Facciamo un missione incredibile! È andata perché allora abbiamo un nuovo trio di Anime Knight, vaffanculo gli altri due! Eh no, bravo. Però, eh. Okay, devo dire, ho visto la live del Cerbero, mentre facevo altro, stavo ascoltando, <ride> e sono andati bene, sono andati bene. Bravo ah. Francesco! Ah ecco, ecco, ho ecco. visto che Anche loro bravo. hanno parlato di No Way Home, eh, dico la mia così tanto per intrattenervi fino, fino all'arrivo delle mie due rappresentanti. È una merda, ma penso che Magi ha già snocciolato più e più volte questo punto. Mm. Attenzione, allora... ho sentito una porta che si è aperta. <ride> ho sentito una porta, però no, sarebbero corsi. La sceneggiatura di No Way Home è fatta, diciamo, prendendo due grandi meme dicendo ok, questa roba va forte e parliamone. Che sono il meme dei tre Spider-Man che si guardano a vicenda. E dei quattro cattivi che se sì, esatto. <ride> la Cioè veramente un film basato su due meme Ragazzi È cioè, uh, inaccettabile Certo gli ultimi cinque minuti Portano il vecchio Sp Peter Parker Cioè, Non è Peter Parker però gli portano il vecchio Spider-Man A ribalta mm. Poveraccio, una, casa una casetta Pronta a combattere nel proprio quartiere Il vero Spider-Man Quello che io amo mm. Ti piace Spider-Man come supereroe? È il mio supereroe preferito Insieme a Wolverine e a Sentry Per chi Sentry è, il... è uno che c'entra No Sentry è un bellissimo quello della Marvel 20 che... Century Fox Da no, quello è 20 century <ride> boy forse al massimo grande fumetto pure quello no c'è la 20 century Fox sì, sì, quello è la scatola di Putin. Che mandi tutte le cose. Vogliamo Jujutsu Zero. Altro che noi vogliamo. Ragazzi. Bravo, sì, Jujutsu Zero. Cioè, quello sarà un filmone. Preparatevi perché oggi ci saranno anche personaggi di Jujutsu Kaisen. Ci sono personaggi di One Punch. Abbiamo introdotto delle belle cose. Anche la Shippud del Naruto. Quindi. Cioè, sta iniziando un po' piano. Perché la prima, il primo Versus è un po' così, diciamo, fiacco. Un po calto un po'. Vai, vai, vai. Versus Spacca oh. Spacca ma secondo me uno vince facile E invece secondo me vince l'altro eh, E invece vedremo. secondo me vince l'altro Comunque è Daredevil il, oh, il mio clone Finalmente. Il mio clone Finalmente. Finalmente. Mi sta doppiando no. 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 Perché abbiamo non detto non è Che lui è la massa muscolare <ride> <è che ride> Abbiamo <ride> detto che lui è la fusione tra te e Maggi <ride> Ah ovviamente Ok ok ok, okay. okay però, Allora ancora ci riusciamo a, a riconoscere Sì ancora possiamo mantenere allora... la stessa realtà ma Continua. scusa un attimo, ammaggi? Sta in bagno. Ok, okay. volevo rispondere a Dark Angel. Sì, no, mi sono perso quello che mi chiedeva di Daredevil. Devil. Ah, ecco, ecco la bottega. Dark Devil è un grandissimo fumetto. Dove fumetterti? Tipo... Ok. Vabbè, 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 ancora... eh, di sera. Miller. Vabbè, eh, io lo amo più per Electra Miller che per Dark Devil eh, Non so chi sa un po' delle vicissitudini editoriali, ma vabbè. I Buon Miller uccidono sì. Electra per, eh, prima di andarsene dalla Marvel ecco, per farvela molto breve. Ma quindi scusa, io ho sentito un po' la live, ma era tutti contro Victor Laszlo? Cioè, ma... tipo... ah, no, 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 no. Secondo me qualcuno ha un po' ritrattato mm. perché la live era iniziata con l'idea che cioè, io e Maggi eravamo quelli i schifo Però aspetta, <ride> Matiovski mi sa che E Matiovski, con lo capelli Ti è piaciuto, Mati è forte, vero? Ah, sì, eh, mat... eh, mat... Matiovski, è mat... mat... una bomba, l'ho sentito, ne sa parecchio. E poi eh, però, cioè, in teoria gli altri eh, 4-5 c'è cioè 5, 5. Oh Nooo, mio dio. dio devo sparire da questo porta. Se no, in Grazie per avermi fatto compagnia in no, questi, gli... questi no, pochi ah, ma, ma noi non possiamo coesistere nella stessa stanza per più di 5 secondi. Noi siamo uno persona dell'altro. E tu, in che momento del multiverso sei arrivato? Poco prima della morte, o come il Lizard? Che non aveva più idea di dove stavi? Come Lizard, sono stato cazzo a storia. No, no. Può succedere qualsiasi cosa. Per Comunque, mi... ragazzi, ci abbiamo poco tempo. Ma, cioè, eh, no, già sì. preta, Nel ragazzi. senso che ci abbiamo 13 versus. Vabbè. Tra l'altro, bellissimo, bellissimo. Oh, eh, miglior versus. Ma dove vai, Se non scappa? Dove vai? Dov il... Che puoi Io Il miglior versus. Serbito, no. cioè, che che dei... questo canale studio. abbia mai avuto. Ci stanno i miei, dove stanno? Oh, i miei? oh, addirittura il migliore che abbia mai avuto. Il miglior versus che noi abbiamo mai avuto. Mm. Te lo dico. Oh, no. Va bene, allora, tu fai sempre questo errore, alzi estremamente le strette. No, le no, le no, no, così poi continui. Fatti sì. In là, anche tu. Anche se poi. No, no, allora, partiamo col primo verso. Ciao, Dark, ciao. Oggi meta. versus sui livelli. Ah, no, non sono ancora così grosso. Oggi sono tornato a fare lo squat, sono a 145 140.050. Che, che, che è gigante, eh, eh, sì, sì. Eh, eh, e tornerò ai miei 160. Non vi preoccupate. Anche panca piana sono tornato sui 100 scarsi, Non vi preoccupate, tornerò quello di una volta. <ride> Vai. Va bene. Primo versus sei pronto, mangi? Ma tu sei un grande, certezza si chiama Ave Avelord Mel. Vabbè, non ce ne posso che comprare. Ciao, state Ciao, potete. Ciao, io. E cazzo, scrivi il team media. Gli occhi, maledetto essere. Vabbè, andiamo. Primo versus vai. Ciao, Oddio, ma questo versus incredibile. Ma chi l'avrà fatto? Ho fatto io, grazie. Ragazzi, questo è questo. Questo versus è figo. Boh, secondo questo... me è un po' senso unico, però bene. Questo questo secondo se... me no. Questo verso se è figo, questo verso è figo. Mm. È il tuo personaggio, che stai facendo? Che stai Ti fai i cazzi tuoi? Me la metti davanti, <ride> cioè... Porco Livio, eh. que... ancora insomma... non vedo un Porco Livio in chat. Che è successo? state allora, male, beh, oggi insomma... Allora, noi consideriamo Genos nella sua ultima miglioria. Eh insomma. sì, se no gli rompo il culo. Sai com'è. Okay. Allora... Bravo, Meta. Allora, secondo me a Livello distruttivo, e Genos potrebbe essere anche superiore a yeah, Raddish. Secondo me, si. Sì. Cioè, Genos, ultimamente spara raggi veramente imponenti. Eh, ma è più mm. veloce di Vegeta? E, no, è non è Vegeta quello lì. Ah, i è, radish. è, radish. Ah, è eh, eh, Vabbè, è uguale. Eh no, 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 non è uguale. So, ma dai, comunque no, no, cazzo uguale, sai, non, non è uguale col cazzo. Non è uguale. Cioè, ci, sono, ci sono tipo 8, 8 ordini di grandezza, cioè. è più veloce Genos di Ecco, quello, Radish. quello dico. Cioè, comunque sia, penso che Genos sia ancora un po' più lento. Di Radish Raddish. Allora, a a non no, no. è Vegeta, è Radish Bravo. È Raddice, Radish, Radish. Eh, so. e a volte. Torri un uncettino. mi chitta, Ciao, rianuncettino. Rianuncettino. Cioè eh, fatto un faccio, sacco di spamming. Manco, manco a me mi sfamma no, più ormai, Ma, ma schi sei scontato Esatto schifo di porco Livio, <ride> eh, Perché ad esempio Che so eh, Vabbè Saitama eh, È più veloce della luce mm, Vabbè certo Sì Saitama sì eh, Quindi cioè, la velocità di Genos È un po' relativa Genos le pia Quasi da, le pia parecchie Ce ne piglia in... No no Ce ne pia parecchie Ce ne pia parecchie Però non muore mai Mm -hmm. e questo è un, un punto a suo vantaggio. Cioè, il fatto è che se tu, se tu eh, tagli un braccio a Radish, Radish lo accusa, se tu tagli un braccio a Genos, Genos eh, non gli frega niente. Cioè, nel senso, finché non è più in grado proprio di muoversi, lui continua a essere abbastanza. Ciao, che eh... eh, sì ma eh, lo via? Non, non è semplice. Lo via? Lo... vabbè. Allora, Lupia, secondo, cioè, secondo me è un po' più veloce Raddish, ma sono comparabili. Chi è che spara le ondine più forti? Secondo me è molto equilibrato questo scontro. Chi, molto chi equilibrato. Chi è che spara le ondine più forti? Secondo me spara Raddish. Più forti dici? Uh, allora, se si segue uh, letteralmente, qui... eh, vai, vai. se si segue letteralmente quello che ci fa intuire l'anime della quanto è dal il livello di potenza di tirarli? 1200. Ma ho visto che è bravo subito, eh. Eh, è il livello, lui, è, eh, livello è, di Martì, un Saibaim. Che, che tristezza. E questo è molto triste. Scontando che il genio di tartaruga ha fatto fuori la Luna, dal punto di vista teorico, Radish dovrebbe avere una potenza distruttiva molto più grande di quella di Genus. Però da quello che vediamo a schermo non è così. Eh. Perché noi calcoliamo anche quello che si da schermo, perché è inutile dire: Oh, questo fa fuori l'universo, ok, va bene, ok, fa fuori la Luna. Il genio di tartaruga fa fuori la Luna. Bah! Non mi pare che quando è stato sulla Terra ha avuto questo potere distruttivo da far fuori la Luna. No, infatti so, so, quindi... Sono meme di teoria. Occhio quindi. che Genos ha, rischia l'autoimplosione se supera una certa soglia critica del Sì, Vabbè, ma dai, ma quando mai... Ma, ma oh, guarda, lui nel, contro, nella saga dei, contro i super cattivi eh, tira, tira dei de, de, de leoni de laser, eh, che sono tipo dei cannoni finali dei Gundam. Cioè... Sì, e... no, que... mm. Spara roba allucinante, dai, sono so tipo big bang attack quei cosi, eh. Eh, non big bang attack, però insomma, sicuramente sono molto forti eh... so. Io se tu mi chiedi il mio parere, io dico Radish Vabbè, non di stare. tantissimo, forse, però. Radish però secondo me è molto equilibrato, come cioè sarebbe bello da vedere. Io in realtà, voterei Radish soltanto perché Genos ha il meme che perde sempre vabbè ho capito non ha mai vinto Genos no non è vero non ha mai vinto Genos no bravo Dan perde sempre Sì, sì, ce le pia sempre ogni volta ogni volta infatti si quanto fa contro i posto. truppini no. ah, vince vabbè i tuoi truppini non vale cioè non parte che non so quanti truppini abbia combattuto ma eh, ce le no, pia pure no, da, no. mi pare che ce... da caro ce le pia Sì. ma sì, ma sempre anche all'inizio e... Gli spermatozoi restano ah, alla fine. Penso, ce, ce, le, ce, le eh, ce le prende dal tizio che faceva karate, e ce le prende dal tizio che faceva karate. Bravissimo, ma sì, quindi... ma ce le prende pure da cosa dell'evoluzione. Genova, <ride> non è riuscito a distruggere un meteorite. Sì, però, eh, quando non c'è riuscito a distruggere un meteorite? La seconda stagione, eh, quindi in realtà, eh... seconda stagione. E... Adesso è più forte. Sì, è vero. Vabbè. Secondo me, appunto, cioè Genos perde sempre. Secondo me è giusto che vinca Radish nonostante non è che Radish abbia questa storia, esatto. È che io eh. vedo una volta e perde, no, però diciamo è... che devono fare due contro uno, tre contro uno. Cioè, lui, comunque, sia uno contro uno, bene o male, li, li batte. Eh, sì. Io voto. Allora, c'è la, la cosa: effettivamente, che se Genos fa una ferita molto importante a Radish, Radish la, la, la prende. Mentre invece se Radish fa una ferita molto grave a Genos, Genos continua certo. a combattere come segnalatore. Oltre fosse. Fatto, okay, ecco, eh, cosa, aspetta, Genos dobbiamo... potrebbe capire della storia della, della esatto, coda Esatto. Mi è venuto in mente pure a me. È importante la storia della coda. Genos è abbastanza intelligente da poterlo capire, sì, e... no, è sì ma è troppo più veloce. Eh, ma ma è in realtà, realtà non, è, non, è, attimo, non si capisce così tanto a schermo, eh? Non si capisce così tanto a schermo, eh? te lo dico. Mm. 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 allora potrebbe non lo so è difficile questa cosa eh, sì. perché cioè, dipende quanti dati ha Genos sui Saiyan sì. e se è la prima volta che vedi un Saiyan attenzione a è... certe certo Genos Genos ha il 64% tanta roba e... no vabbè dai però c'è un, meme, cioè Genos Ciao, un meme Genos perde no, no, Io pure, pure secondo me di pochissimo ma Radish vince 3 a 1 per me è un 3 a 1 andiamo al prossimo Three, one, questo. Questo. <ride> e già comunque questo qua è molto equilibrato questo ha provato questo, uh, sì. questo provato non no, lo so perché non è approvato perché, perché non è approvato perché, perché, perché l'hai fatto tu no. No, no, ma che no, vuol no, dire? Che si è messo pare. in una posizione complicatissima perché adesso noi gli giudicheremo ogni, ogni versus cioè, allora forse ce n'è uno no, o due forse no forse già già ecco però è il migliore che abbiamo forse fatto forse niente abbiamo forse abbiamo altre 12 volte che è bello anche dal punto di vista dello scontro questo è uno scontro bello da vedere molte volte vediamo sono scontri di merda, questo non amico mio. Sono d'accordo. Prossimo. Il Maichiro. Eh, Anche questo secondo me è top scontro questo qua. Orochimaru contro Rufi. Allora, allora eh. partiamo da un presupposto fondamentale. Eh, io sono un fan di One Piece. No, e qui ti sorprenderò. Attenzione. Perché allora, C'è allora, un, pro un problema. Il maestro me lo depotenziano in tutta la parte finale perché non si sa per quale motivo deve diventare una pippa improvvisamente, perché devono mettere gli altri. Sto che mi ha rotto le coglioni a me, il clan Ucita, eh. Mi ha fracassato le palle, non li eh. sopporto più. L'oro e l'occhietto mi hanno scassato. Rufi attuale, hai visto. Però, allora. però, però il Biagogan è, è l'occhio più forte. Mamma. <ride> Vabbè, ora ci parlo, lo cioè, consideriamo. Se tu fai un film di Naruto, mm. In cui vuoi invogliare la gente a vedersi che non sa niente di Naruto e vuoi invogliare la gente a vedersi l'anime di Naruto o riprendersi il manga, quindi fare del proselitismo, chi è il cattivo che metti? Orochimaru? Esattamente. Non ne metti altri, metti il maestro. maestro. Per la storia, ma. Cioè, sì, sì. sì. è immortale sì. Orochimaru, eh? Se lo acchiappa gli fa il segno maledetto alla fine. Ma che cazzo vuol dire? Vabbè, vabbè, cioè, allora, sì, no, sì. effettivamente è l'unico modo che... Ah, dipende, per cioè, Rufi, Rufi se fa il ghiaccio... No, è no, l'ultimo. Se fa il ghiaccio... bestia. Eh, non è detto neanche che riesca a scalfirlo con i denti. Maghi. No, allora, allora a, livello, a livello di pura potenza, l'attuale Rufi è varie spanne sopra Orochimaru Però Orochimaru ha molte più tecniche. Orochimaru c'ha ha un sacco di roba subdola. Esatto. Ok, c'è E tra l'altro quell'altro è un idiota. Mm. Invece cioè, Orochimaru è molto gigantesco, cioè, quindi, quindi le cose subdole funzionano abbastanza bene in teoria. E bisogna vedere, cioè, dobbiamo capire come fare una cosa subdola con Orochimaru. Cioè, possa... Pure il serpentone gigante, una certa, sì, eh. però il serpentone gigante è una tecnica di chiaro. Secondo me, il serpentone gigante non gli fa un cazzo. A Rufy. Ma Rufi, dici no, no mm -hmm. e più la cosa del Rufi lo colpisce. In realtà, non lo colpisce, e lui in un modo o nell'altro, a una certa lo sfianca e lo. Eh, no, ma, ma anche che lui magari la butta sul eh, parliamone così. E intanto in qualche sì, modo sì. riesce a mordergli per mettergli il segno maledetto. La risurrezione si è, sì, è riuscita a matare. Infatti, eh, è riuscita pure il primo e il secondo Kage. Orochimaru. Eh, no, tra l'altro, effettivamente con la risurrezione le cose cambiano perché un po', cioè, o escono fuori tizi OP dalla risurrezione. Sì. E... Cioè, però vabbè diciamo che è un uno contro uno ah, Beh, no, quella no, è una tecnica uno tecniche, eh, si deve portare e no, no, la barra no nel senso, senso. No. ma quando tu affronti coso, come si chiama eh, quello di mairo Academy che quello che fai non mi ricordo quello dei corpi che c'è un milione di corpi eh, twice twice eh. mica ne affronti uno si sì, ma è twice è un uomo normale a vabbè, vabbè no però nel senso tutto quello che riguarda la tecnica no esatto, no no certo certo, eh, certo. quella è la tecnica se gli dà il tempo di farlo, Alla, eh, vabbè, se gli dà il tempo di farlo, ok. Però, considerando, cioè, nel senso, Calelli i ninja tenne. riescono a trovare il modo per. No, c'erano Victor e Matioschi vabbè, per mezzo a sfuggire, cioè, sostituzione del corpo è amico È amico di Francesco Leone, sì. <ride> più amico suo che me. Sì. Sì. Cioè, si, cioè, si, si può inserire. In no, però il, in problema, il problema è che, è che lui fa il gomma. Ho paura che. Mai... Però, però, effettivamente, se lui riesce a mettere. Che se, insipite, no, che mente, con paura... è, ma con una dentata può essere che non buca la gomma. Ma poi, ma scusa, ma sto segno maledetto, quanto influenza ha su, cioè in uno scontro? Il segno maledetto no, ti, ma il co fatto, ti controlla? Ma no, non no, ti controlla un cazzo. Insomma. Ma il fatto è che te secondo me lui potrebbe anche riuscire a rubare Ci il corpo... segno. C'è la, la, la tizia dell'esame che ha il segno... Perché Orochimaru non gliene frega un cazzo di eh, no, quello. Ma è uguale, c'è cioè Sasuke ha aspettato è andato lui di... Perché lui voleva aspettarlo perché Sasuke gli serviva no, di segno... Non ti fa capire che ti, prende il controllo mentale il segno maledetto. Ah, non è che controllo... È tipo la M di Babidi. Ma cioè io lo vedo più una cosa come magari a lungo termine. No, no, ma io quello che dico è: potrebbe riuscire a rubare il corpo a Rufy Ma già poi non nuota, eh? No, secondo me. Ti fa male. la tecnica dell'acqua. Oh, è vero. Cazzo, greve. bravo. Chi ha detto? Greve. Bravo, Mattia. L'acqua, l'acqua è devastante. Bravo, Mattia. Ma te ne sai, Mattia. Bravo. Vedi che non sai come lì. Eh, la cosa è che lui lo deve capire che no ah che non gli ah ok eh... quello ci può stare eh vabbè però Ma però la fa prima o poi però hai eh. eh, capito secondo me le tecniche un po' le provo. poi Orochimaru perché... mi sembra uno abbastanza sveglio da capirlo in oltre fretta. al fatto che sappiamo tutti che la, la prigione acquatica è la tecnica più forte del mondo ninja quindi io farei sempre quella per iniziare la, la prigione acquatica? sì eh sì sì no, nel però, dubbio però... io faccio prigione acquatica cioè se tu mi devi dire che tecnica fai prigione acquatica <ride> Così a caso la prigione acquatica ma sì, ma, cioè, ma la prigione acquatica non importa il livello di potere, se, esatto. Senza Rufy, però lo devi prendere. Eh. Rufy, la cosa secondo me è molto più veloce, ah, sicuro. Sì, sicuro, no, ha no, tutte le doti fisiche più, più, forte, più, forte, più forte, più veloce, più, più e eh, Tutto, mm. e altra cosa che potrebbe fare è se lui va in gear forte e semplicemente proprio scappare perché poi diventa si sgonfia e diventa, diventa sì, un cretino Sì. Oh, sì. guarda, secondo me c'ha molti modi per vincere Orochimaru. Vince io voto Orochimaru. Io pure voto Orochimaru. Sì, secondo me c'ha molti Oggi modi. Oggi noi nella chat non andiamo d'accordo, eh. Ma prima Orochimaru è il maestro, il maestro non si tocca, nonostante sia comunque fanboy. Tu eh. sei proprio un fanboy, fanboy del mago io sono Orochimaru. Presenti? Tu sei Orochimaru Da quando? Allora, Occhio che te Allora, Perché non vuoi rubare il tuo corpo? Sei fortunato. Scusa, da, da, po da quando? Allora, sei... Tu hai mai visto il primo film di Harry Potter? Una delle prime scene: eh. c'è cioè, il cappello, eh? Ah, sì, si ti Orochimaru. è Orochimaru. Pietra come il fai. Serve per te. C'è bisogno almeno che ti metto il cappello un testo. <ride> Pensa se vai. Quindi Orochimaru ovviamente serve per. Okay, eh, che cazzo ah. sono essere? Comunque guarda, solo serpe. per la tecnica dell'acqua, perché sennò avrei votato Ruffi. Ti dico sta cosa. Ma, Ma io la tengo... Io devo cimar. Questa è la cosa che mi ha cambiato. Bravo, bravo, bottega porco Livio. Prossimo. Chi è? Questo è bello comunque. No? Ma va bene, perché non ti dico... Ti... Cioè, ti... va Vabbè, ha provato, va No, no, ha provato, ha No, beh, questo non ha senso di esistere. Tu vai, non vai. hai senso di esistere. Ah, ah, senso. Eh... ha è... no, provato no. anche questo. questo è figo. Questo è figo però. allora, da una parte c'è bacina Vacina e, e dall'altra parte? Io, Dio, è... dio. come lo pia? Chi è più Beh, veloce? Per chi non sapesse chi è, Gojo, Gojo di Jujutsu, Jujutsu. Kaisen, come lo pia? E, no, no, diciamo anche l'abilità. Oh, sì. Allora, eh, è, certo, e, diciamo l'abilità principale eh, di Gojo è l'infinito, ovvero praticamente crea una specie di Zona intorno a sé. Ci stanno altri di One Punch. E... Crea una zona intorno a sé in cui ehm, chi si avvicina a lui, mano a mano va Ma... asintoticamente a diminuire Grazie, a fino Ari. a zero. Fai un'annoccina, fai i bittini, bravi, l'annoccina. <ride> eh, la sua dice: cioè, In teoria, in teoria, eh, è, è quasi impossibile, no non lo puoi prendere, eh? In teoria, perché è quasi ti, avvicini, riuscire cioè, eh, però, ti avvicini a colpire più ti avvicini avvicini all'infinito che c'è tra, tra il colpo e sì, lui. Però, ascoltami, l gli lancia uh, un'onda energetica. Un canone, Arianna, cambrone, tu vuole sapere a quanto parla il bot 100 bit. No. E spiegami, che cosa? Chi è più veloce? No, non hai capito. Gli tira un'onda uh, di energia. La schiva, Beh, in teoria, anche l'onda di energia la rallenta. È materia, la schifo. Guarda, le, le uniche mm. tecniche secondo me che inculano Gojo sono tipo lo Sharingan. Lo Sharingan no, ti so le... Eh No, sì, che... lo Sharingan ti inculpa. Per lui c'è il in dominio senso... interrotto. Al dominio. Eh, eh. No, però, però non, non, non è una cosa che deve avvicinarsi a te. E quindi poi se tu entri, ad esempio, in un'illusione, a quel punto, eh, magari. Interrompi la tecnica, eh, esatto. Eh... Cioè, un Garlic can... Cioè, schiva. io non sono d'accordo. Non, sono cioè, non, non sono lo schiva, chi è più veloce? No, allora, regà, eh, l'onda lo so, so chi è per più veloce, eh? non è questione di... Guarda che, guarda che Gojo, quando sta su, grazie, Ari, per i 10. Per quando sta eh, nel... no, quando sta che, che fanno... i nemici fanno l'irruzione nella prova, lui dice quegli altri sono troppo lontani, non li raggiungo in tempo. Grazie, metal. Eh beh certo. Eh, quindi in realtà non è... Cioè Vegeta che secondo me è velo più veloce. Non hai capito. Non stiamo parlando della velocità di Gojo, stiamo parlando che se tu ti avvicini a Gojo, la tua velocità... No, lui dice velocità... No, perché, a no perché io gli ho detto dell'onda del, dell e lui ha detto la schiva. Ah secondo me è la schiva È la schiva perché l'onda quando sta qua... Ma io non so sicuro non... che sia materiale. ma Come ma non, non è so. materiale? Ma certo, ma l'onda lo, energetica è fatta di energia, l'energia è materia. È uguale a MC4, va bene? Mm. Sì, eh, ma esatto. cioè, non lo so Basta, se è no, finita la storia E uguale MCQA Energia uguale massa. Allora, e... a parte il fatto che fanno vedere, comunque, Gojo viene colpito. Viene colpito da chi? Viene il colpito passato. da chi? Viene colpito nel passato, nel momento in cui lui. No, li... no, anche nella storia. Disattiva la tecnica. Viene colpito. No, dinametro la... non può attivare la tecnica eh, perché sì. ammazza i cosi, mm -hmm. i cittadini eh ma quello è un altro discorso lui lì non può attivare il suo il territorio perché ah infatti è vero come dice gli occhi cioè lui quando fa il dominio col, vulcano, col testa di vulcano va in torna all'accademia in due secondi e ritorna sì deve fare il dominio eh, vabbè, però il dominio lui non lo fa soltanto perché non, ha paura dei, dei civili. E eh, lo so, però Vegeta secondo me il dominio, cioè, ci, cioè, fa in tempo a schivarlo o comunque ad uscire dal dominio. No, ma il problema di Vegeta è che lui, secondo me, è abbastanza sicuro da andare dritto a dargli un cazzotto e lì entra nel dominio perché tu rallenti mentre ti avvicini a lui e quando stai a velocità quasi zero entri nel suo dominio... Ma scusa, e, secondo te immagino a glielo. che livello è? Cioè Gojo no? Per perdere. Contro chi dovrebbe stare in Dragon go... Ball, in Dragon Ball. Bo... forse In Dragon go... Ball, forse con Super Saiyan 4, e... Eddio! ma no, perché con allora, Super, allora, Super allora, allora, Saiyan no, 4? Ah, perché è il più forte che c'è stato. Ma non è vero, ma perché con no, Super Saiyan fermi, fermi, 4? Fermi, fermi. 4? In realtà, in realtà, realtà c'è una canonico. persona che può battere Gojo, secondo me, ed è Hit. perché. E te è blocca il tempo. No, perché è l'unico l'unico che usa un po' il cervello e non si mette precisamente davanti a te a dirti: Sto per venire cioè, a prenare. Quindi, per voi che ne so, eh, un Whis non, non lo massacra. Allora, vabbè, aspetta, Whis, Whis Non so. Oppure, se Oppure, cioè, un Goku anche un Goku Ultra istinto, non gli rompe il culo. No, secondo secondo me me sì. Ultra istinto? No. Secondo me sì allora, allora, no, a livello degli angeli, dobbiamo. No, aspetta, aspetta, aspetta. Il problema di Gojo è la potenza. E... offensiva cioè lui riesce effettivamente a mh, dividere a cazzo. metà non un saiyan no, allora, cioè, questo... a quello difensivo è inattaccabile Coscio, secondo me tranne da gente che lui non sa che stanno lì cioè, lui l'unico modo che hai per ucciderlo è quando lui non ha la tecnica attiva però in campo aperto uno contro uno è lui l'attiva cioè, la il, il problema è che basta un colpo che gli arriva lo so che tipo tro si, si trova un modo per colpirlo allora, o modo... ce l'hai o non ce l'hai, non è ecco, che lo trovi, ok? Cioè, que quello che ti fa no, sentire, io, io... Allora, io sono molto, confido molto nel fatto che nell'anime un modo per trovare una falla nel su nella sua cosa si no. trova. Sì, cioè se stavano le persone a fianco a lui No, no, no eh, cioè, cioè, Vabbè, secondo questa teoria dipende solo chi dei due è il protagonista Perché altrimenti Gojo trova un modo per inculare Vegeta Che discorso è? Cioè non vale il, pl il plot del protagonista che trova No, io dico nel, nel, nell'anime Cioè nel, nel manga Nel manga di si scoprirà un bug di Gojo Secondo me No, allora, ti, ti hanno fatto vedere già due modi in cui l'hanno fregato. Quindi, è fregabile, Vabbè, non, non ma è fregabile con persone. la strategia, Avere, mettere in una condizione in cui è pieno di gente innocente intorno a lui eh. oppure fargli credere che tu lo attaccherai per giorni in modo tale che lui no, tenga la, la tecnica attiva fino a che non è troppo stanco, pensa di essere di, di aver finito. Cioè, perché lui viene ferito quando... nel passato. Perché lui tiene la tecnica attiva per tre giorni consecutivi. Arriva al momento finale in mm -hmm. cui porta la ragazzina, dice ho finito il mio lavoro, levo la tecnica. Ma era per pure un esperto. Esatto, infatti dopo però si allena per avere più energia mm -hmm. e tenerla più a lungo. Quindi probabilmente attualmente Gocio potrebbe tenere la tecnica attiva mm -hmm. per una settimana, due settimane, un mese, non lo so. Però se tu lo prendi per sfinimento... Ce la puoi fare oppure se tu hai una tecnica che non prevede ma lui ti la, fa la, tecnica... la materia che si avvicina. Ma sì, ma lui ti fa la tecnica, quello giallo più, no, rosso più blu, uguale viola. Se sì. ti piace quella sei, sei finito. Eh. eh sì, sì, sono d'accordo. Però se tu, ad esempio... Scusa, Poi, ti, faccio faccio, ti, faccio, ti faccio, faccio una domanda. Forse. Metti caso che c'è scontro Gojo contro Goku. Eh, ok. Eh. Se Goku si teletrasporta addosso a Gojo. Allora, eh, Goku non si può teletrasportare dove c'è altra materia, cioè non, ha, non si è mai teletrasportato dentro le cose. A contatto. Non si è mai teletrasportato a contatto con qualcosa. Perché no? Lo può fare. Non dice faccia a faccia. Non è, faccia è mai successo. Proprio che lo tocca. Non è mai successo che Goku nel teletrasporto entrasse a con, in collisione con qualcosa. Perché? Perché tutti i teletrasporti del, della Brav storia dell'umanità... Prevedono che tu non debba arrivare nel punto in cui c'è altra massa critica perché eh no, altrimenti no. Infatti io non ho detto, ti sgredono. Non ho detto a, a contatto. contatto. contatto cioè Senza che, che lo tocca, che, è, è, che lo tocca, no? In teoria, devi cioè, allora, eh, mh, o stai dentro la massa sua o stai fuori dalla massa sua. E eh no, poi c'è un punto in cui puoi stare a contatto. No, no, in teoria, oh, 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 ragazzi, oh, Gianluca, no, secondo me per il secondo mese bentornato bentornato e... no no perché eh, non, non siamo bidimensionali unidimensionali è di conseguenza e eh, se tu ti metti alla due dita così quando si toccano eh? si comprimono l'una con l'altra ok eh, non okay. per forza No, è fisica lì, per forza, no, no. Si comprimono nel senso per che io forza. posso anche metterlo senza comprimere. No. Più... Non, invece... se, se no. non ti stai toccando se in quel caso non ti stai toccando, solo che tu non percepisci la compressione. Va bene, ok. L'appetente okay. è fisica, ok. Di conseguenza, o tu vabbè, si mette a un miliardesimo eh, di, di secondo millimetro. me. Non lo può fare perché tutte le tecniche del trasporto conosciute prevedono che tu non debba essere a contatto con un'altra massa. e io dico critica, perché in realtà la massa ci sta pure nell'aria. Però diciamo che è considerata eh, massa non, eh, non interessante. Goku può passare dal regno dei morti al regno dei vivi. con Questo teletrasporto. È sbroccata quella mossa. Eh, ma ti sto Io non ti sto dicendo che non è sbroccata. Io ti sto dicendo che l'unico modo che avrebbe Goku per vincere è che lui parte fuori dalla linea di vista di Gojo Lui non ha la tecnica attiva perché sta fa i cazzi suoi, si teletrasporta un centimetro e lo ammazza. Mm. Ok, questo va bene. Però se tu mi stai lì, io c'ho te che, stacco, e che da... qua, ah, no, la no, attiva ti trasporti qua. Allora per tre no, giorni Perché lui. più mi stai vicino, e più tende a zero la tua velocità e quindi appena ti trasporti è, è bloccato. No, praticamente prova a colpirlo, ma va è bloccato, vabbè, no, sai così vicino che sta praticamente fermo. Ma sì, no, è un piccolo Va eh. bene, dai. Ah, secondo me contro Vegeta vince, cioè contro altri magari potrebbe perdere contro Vegeta. Va bene, dai, anch'io avete convinto, dai. Okay. 4-0. 4-0 lui è, è tipo quelli di Spider-Man. Se Secondo me faccio... è un bello scontro questo. Almeno no, eh, se no, c'è stato un'analisi nel senso è figo, prossimo pavido, pavido che pavido perché? Prossimo, no, vai 4, chi è? Questo perché... è bello. Jiraiya Senpai, anche versus... qui. c'è uno dei miei personaggi preferiti. <ride> Mister Diarrea? No, no, Jiraiya? Ah, no. Che è, è tu? No. Cioè... no. Il maestro Gamabunta. <ride> maestro. Ok, bellissimo. Sono giovicissimo. Eh, ah, è figo Gamabunta. No, no, è più figo di tutti. Ah, è figo. Il rospo figo. con la pipa e con la katana, cioè. Eh. Bellissimo. <ride> Vorresti essere tu? Se, se immagini... Non vorrei essere un rospo, però è figo. Vorrei avere un rospo eh, esatto. con la katana. C'è un Rocimaru con il rospo invece che il serpente. Perfetto. Ha qua un po' pazzesca. Che serpente c'ha i braccia, Rospo, sì. Eh. Eh. E c'è la katana, Vabbè, ma non è su quanto è figo per te, devi vedere chi vince 3 Non i due. hai capito? A parte se quello sblocca la, la modalità eremitica, che cazzo fa quell'altro? Tu e tu. me l'hai sempre presentato come uno dei più forti. All'interno del mondo di One Piece, eh. in quel determinato contesto, in quel determinato momento, contro gli avversari di quel momento. No, tu mi hai detto in generale: no, in quel contesto. Vabbè. In, generale, in generale, considerato uno dei più forti. All interno interno del all'interno di One Piece, comunque, è comunque uno dei più sbroccati. Se combatte contro un ninja leggendario, Mando cazzo, va. Eh sì, era contro Tsunadef. Matsunade eh, è un ninja leggendario, madre. ma ha cioè, meno armi d'attacco. Tsunade nella guerra ninja comincia a fare delle cose che. No, no, dai, lo so, lo so, certo. eh, Cioè, non è che è una in... cogliona, eh, Tsunade. Eh, Grazie, bottega. No, però secondo me effettivamente. Cioè, Magellan mm. può, può essere un problema. Beh, cioè, sì. Eh, hai difficoltà a colpirlo. E comunque sia il veleno fastidioso. L'unico problema di eh, Magellan in questi scontri è che tendenzialmente lui uccide col tempo. Mm -hmm. E quindi cioè, deve comunque sia proprio vincere lo scontro. Magellan. Mm -hmm. È difficile che ti fa la, la kill a sorpresa. Certo. E... no poi che cagare intanto perché ti spegne il... no, eh, mamma mia che merda e... cosa. <ride> che c'ha la, un... dia... la diarrea guarda non so Giraia, cioè effettivamente giraia, come... come ucciderebbe Magellan cioè io vedo Magellan come uccide Giraia. sì pure io è difficile però la... può farcela con la tecnica eremitica e... si chiama si, si chiama che... Rosponano e Rospanano sono cazzi eh, però cioè, dici che riesce a uccidere un roghia. Eh? Eh, eh, sono un può, può, essere, può essere considerabile anche qua, però. Attenzione, eh, molto importante. Giraia può usare il chakra dell'acqua. Mi sa di no. Non eh, ricordo. Quali chakra c'ha Giraia? Ha non so se i rospi. Penso che i rospi lo vendo. possano fare. Ah, i rospi, sì, i rospi, eh, i sì, Eh, sì, sì. Eh, sì è anche qua allora attenzione no, anche eh, qua. è un rocchia magella no, no. naruto, no, no, naruto, naruto cantera one piece eh, eh, <ride> è vero ufficiale in teoria sono quelli che usano l'acqua Poi, però il fatto è che eh, io quello che dicevo su kakuzu che in teoria la cosa figa di kakuzu era che poteva usare tutte quante le i chakra però poi alla fine in un modo o nell'altro lo ah, deve così. essere acqua marina di essere acqua marina per no, per, per, per distruggere eh, no, quel eh, e quella non è acqua marina, dici? Eh no, e allora, e allora, pure quello di prima no, va morto però no, aspetta. No, ma perché non c'è acqua... No, Allora, anni. ci sono degli squali che, che, che navigano dentro all'acqua creata dal chakra. Gli squali so salata, si sì, vabbè, però è una, è una tecnica. Vabbè dici che non può essere salata quell'acqua, è impossibile. No, 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 può essere come può non esserlo, non lo sai. Questo, effettivamente questo andrebbe visto da Ro eh. Eh, Il regolamento ufficiale cosa dice? Eh, Non credo ci sia un regolamento che ti dice quell'acqua è salata o no. Eh Penso che con Rasengan... No, non lo so se succede. Secondo così, me invece però. il Rasengan è una cosa che non ti salva. Cioè a questo punto è meglio i raggetti dei rospi che c'ha quando fa la modalità eremitica. Cioè... Il resengan ci devi arrivare quasi a contatto. Se gli arrivi quasi è a contatto, quello ti sbraga. È pericoloso, mm. eh, eh, sì. è un po' tosta. Eh, ma girai è molto più veloce, eh. Girei Girei molto è più molto veloce. più veloce. Il Indubare problema è via. che avvicinarsi a uno così è un problema. Sì, cioè, lui potrebbe fare anche tecniche semplicemente in tatari cioè eh. spara veleno in giro, e mm. prima o poi ti tocca. Ogni tanto ti colpisce piano piano, da veleno poi che deve andare in bagno. Cioè, nel senso, se caga sotto, Cioè, nel senso o oh, stai in un incontro mortale e se ne caghi sotto, schifo. o no? O dici che si prende una pausa e va in bagno? No, se è, si caga sotto. Vabbè, quindi, non è un problema. no, no cioè, non è un problema. No, espelli, spelle il veleno in un altro modo. Eh, boh, non lo so, raga, secondo me. Giraria più tecniche, cioè, allora, no, è vero, già più tecniche. Ehm, sì. però cioè, ti dico: vedo eh, un Magellan più complicato da gestire di un Rufi per un ninja. Forse, l'acqua in veleno noterebbe lo stesso mm. è interessante. Comunque, vedi, non sono, eh, mangio, non sono scontati. No, quello di prima era scontato. Così. Questo non no? è vero, stai zitto. Trafume, va perché, vero, ma è no? risvegliato, no? Magellan è risvegliato? Non, credo. non lo so, se è considerato no. però uno dei più forti all'interno del mondo di One Piece. Beh, il primo che si risveglia è Doflamingo, mi pare. Eh? No, infatti Magellan non, eh, no, no, ma non, non ha risveglio. Se non ha risveglio non la trasforma l'acqua in Blink. Eh, esatto. esatto. no, la, sicuramente se è risvegliato non te hanno detto, quindi per la chat vince Giraia. Ma a codo. È eh, tosta, tosta. Perché effettivamente vista a schermo, eh, vedo un modo di magellan. Vedo poche uscite per giraia. Però, in realtà, se vado a pensare razionalmente, anche io voterei giraia. Quindi non saprei bene. È come lo scontro Baku contro Sasuke a schermo vedo una cosa. Non lo so. Io uh, invece lì non ho dubbi. Qua ho uh, molti sì. dubbi. Della... <ride> Guarda, voglio dire questa cosa per far vedere che comunque One Piece... Dai, voto magellan. Voto magellan un mazzo di Magellan è cazzo eh. vodi Magellan anche... no, poi potremmo fare questi scontri con i mazzi di carte mm -hmm. <ride> <Ci> <ride> può stare. e vedi potremmo presentare con le carte effettivamente sì, eh, io, però, già io ho detto e voto girai e... e dai allora se considerando l'acqua voto girai anch'io va bene dai prossimo scontro incredibile eh, questo scontro non ha senso. Eh, questo scontro non ha senso, lo dici tu, Sì. eh, sì. Quella è la maledizione più forte che esista in tutto l'universo. Già... e questo è il mostro più forte di tutto l'universo. E eh, io ti ripeto: che secondo me, facciamo uno scontro Kaido-Mero. E mi sono convinto che Meruem non vince. Non Quindi, sono d'accordo. Va bene. Se ma... Guarda, ti concedo, sei è magnato già i di... 15. titini? Quanti titini si è Tutti, tutti e 15. No, aspetta scusa però, non lo sai com'è quando si mangia tutte e 15? No, 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 come? Cazzo? No, non lo no, sai? sono 20 quando hai mangia tutte e 15. Lui. Ah, ok, ok, ok. No, no, tutte e 15, ma è quando schioppa a testa devotata. Te, de sì, 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 sì. Dove vai contro? Eh, questo? non lo so. È 10 eh. volte più veloce. Allora, alla, è 10 volte più forte Ripeto, non, non è vero che è più veloce. Questo qua riesce a contrastare uno che va praticamente, non dico la velocità della luce ma se ha allenato Meruem lo consideriamo avendo assorbito tutto eh, tutto full power tutti e, e due okay. allora, allora con, se Meruem ha assorbito Puff Meruem ha anche poteri eh, di diciamo, quello c'è il dominio eh, lettura di okay, quello c'ha il dominio però il dominio effettivamente devi riuscire rigenera rigenera parti del suo corpo ah, eh. va bene eh Va bene, ma qua eh, banalmente c'è cioè, questo scontro a dura, lungo dura qualche frazione di secondo, Maggi, Dici. Ma sì, ma sono velocissimi, si pistano come l'uva. E uno dei due muore. Vabbè, su cioè, è tipo, è tipo lo scontro con Netero e Meruem. Sono i, so i, so i due esseri più forti a parte Gojo dell'intero universo... De... Neppure a parte... Io sono sì. che Kaido lo batte, ma detto questo, chi è, più chi è che tira i cazzotti più forti? Kaido chi batte? Meruem. E mm, chi è, è che tira i cazzotti più forti qua? Le Sukuna, chi è più veloce? Lui lancia pure. i raggi pure. Sì, non, giugno, piglio, raggi raggi, eh, non lo pigli. Sì, non lo pigli. Non lo pigli. Non sono rag... d'accordo. Eh. Secondo me vanno. sono molto paritari. Meruem è più intelligente, sì, sicuramente. Ma quell'altro è più forte. Allora, sì, sicuramente Meruem è più intelligente. Anche se in realtà Sukuna, cioè, Itadori è scemo. Sukuna non è scemo. Però Sukuna è molto più... Eh, no, il problema è che eh, Merwem è altezzoso. te lo fanno vedere come praticamente l'uomo più intelligente o comunque tra più No, ma il fatto mondo. è che Merwem, nonostante lui sia ovviamente convinto di essere per diritto di nascita il padrone del mondo, praticamente non sottovaluta gli altri. È una cosa molto particolare. Cioè, quasi tutti questi fortissimi No, raga, non, non c'ha l'intelligenza un bambino. Sotto Batte il campione del mondo di tutti i giochi possibili, cioè ti fanno vedere proprio che è uno stratega No, eh, aspetta, no, no. All'esperienza all di un bambino: vero. sì, all'esperienza di un bambino e, cioè è geniale, ma all'esperienza di un bambino però questa cosa lo porta a non sottovalutare nessuno, è sempre pronto ad imparare da quello che ha davanti. Sì. che è una cosa che uno come suo non ha, cioè è, so, è 4000 anni, quanto, quanto, è altezzoso quanto... e, e, sì, e quindi. È Tende a sottovalutare molte cose però, perché si reputa però, però esattamente. Ma nel momento in cui tu parti dal presupposto concettuale che stai sottovalutando chiunque esso sia perché sai di essere nettamente più forte, eh beh, però non è detto che tu hai effettivamente quello lo che sia tu, più forte. Sei convinto è, è vero, però un'esperienza di 4.000 anni lo ha gli ha forgiato questa convinzione. Eh? Oh, io ti ripeto che cioè, tu lo vedi così, Merwen, e me dice: Vabbè, Merwen non potenziato ha battuto un uomo. Questo non è un uomo, cioè il vabbè, non, è, dentro, un uomo, non è un uomo, il il è cioè, eh, non so, uomini, è un uomo, eh, esatto. <ride> cioè, nel senso avere <ride> il nemico è come eh, avere l'energia maledetta, non so, uomini che vuol dire scusa, anche gojo, esatto, nel senso, sono la stessa cosa, cioè, hanno poteri soprannaturali, tut tutti quanti. E, e Meruem me è al, alla cioè, le formiche Mera sono tipo i demoni, e poi di, diventa ancora, di, ancora di più giugiuso. forte, cioè, mh, a velocità. Non lo so, secondo me si equivalgono. Ma certo, veramente Meroen se ne si teletrasporti. Beh ma Sukuna è ancora più veloce. Ma, per, ma perché? Perché ha detto Maggi. Chi è più veloce tra i due? Secondo me si equivalgono a velocità. Chi è più forte tra i due? Si, cioè, secondo me si equivalgono. Eh, invece sì. Cioè, nel senso, forse ha potere distruttivo su larga scala è più forte eh, Sukuna. No, invece, secondo me no. Secondo Però me è, 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 potere distruttivo, secondo me, è più forte Meroen. Beh, a livello distruttivo. Ah, Sukuna non, non ha mostrato di avere tecniche per distruggere città in un colpo o cose così. Vabbè, manco, manco Meruem. Beh, non è vero Meroem quando spara il raggio quello dell'Ira preso da Yupi sfonda la montagna praticamente. Mm. Sì, non lo so, io lo vedo. Non lo so, cioè, forse per l'intelligenza e la strategia, anche perché secondo me sono tutte e due iperresistenti. Uno si rigenera. L'altro è resistentissimo, gli arriva eh, le, la, la sborrata dalla bocca di, de, de, del Buddha lì e gli fai i graf graffietti. Gli fai i graffietti e dopo di una bomba rimane vivo e dopo viene ancora potenziato ti, di ti, più ti, 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 ti perdi, cioè quello è un, è, il demone, è un demone nato dalla malvagità intrinseca del, del, dell'essere umano, cioè si nutre di malvagità. E di odio che prova il genere umano è qualcosa che trascende le formiche emergent è qualcosa che va oltre il concetto di, eh, di di livello di potenza cioè questo è stato generato da tutta quanta la malvagità che esiste sulla terra cioè è qualcosa che va veramente da. tutto Vabbè, perché allora, ti fai prendere da quello dal concetto vediamo, finito, devi vedere finito. a schermo no, non, è, non è che se la allora, chat, ma non solo meno spietato secondo ma è me, secondo, secondo è me forte. nel momento attuale io Penso sia più forte su e... però, Meruem ha la possibilità di migliorare, mentre su no. Secondo me, beh, insomma, cioè, l'hai visto, oh oddio, Bellissima questa 50 cosa! 50 e 50 fitti, fitti. Io, voto io voto Meruem. Io voto Su Eh, ma maledetti. Eh sì, ma eh sì, eh sì. Allora io col cuore, voterei Meruem, però. Con la logica penso che vincerebbe su uno quindi? e quindi vado su. Uno. Bravo, lo vedi che Va sei bene. intelligente. Hai perso un'altra volta, Marcone, ma non perdo. Cioè, nel senso <ride> bellissimo questo, bellissimo prossimo. Per quello mi sta. Il cazzo a me, un eh, crocio tra selle se e se se Freezer. Che non cioè. ce l'ha fatta, Kamuzu versus Shikaraki. Allora, so? Vabbè, facciamo così, spieghiamo gli altri poteri, perché magari c'è effettivamente qualcuno. Vai, che vai, 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 vai. Allora, da una parte abbiamo Kaguzu. La allora, Kaguzu ha eh, il potere di una tecnica proibita del villaggio della terra che praticamente eh, rende il suo corpo... Ma quello di destra è dopo Stars e Stripes? Sì. E allora non c'è scontro. E... Non lo so. Non e, ha la, praticamente il corpo fatto di questi fili. E di conseguenza si può e rigenerare fondamentalmente in continuazione non ha un cuore ma 5 e di conseguenza tu per ucciderlo devi distruggere tutti e 5 i cuori può, può rubare i cuori agli altri e quindi rigenerare i cuori che ha perso e no, ovviamente potica. deve trovare cuori appena uccisi diciamo e, oppure ancora vivi anzi e non so bene questa cosa No, no, è quello, Lorenzo quello della fine ha detto e... lui, eh? quindi quello super OP che batte Stars and Strike, può usare tutte Tutte le, tutti i tipi di chakra, anche perché beh, può usare anche le tecniche dei tizi che, che, di cui assurba il Bravo. cuore. Bravo! Quindi... Quello c'ha tutti i poteri possibili e immaginabili. E mm, non più... tutti, perché molti sono stati distrutti. Ma c'ha l'Ulfor One. Proprio... Quell'altro, sì, quell'altro semplicemente ha, ha tantissimi poteri nascosti al suo se interno. Se ti tocca, sei morto. Cinque, cuori, cinque è... cuori ci fai cazzi se quello ti tocca, eh. Tu mi dai, lo tocca. Eh, ripeto, sì. abbiamo visto un sacco di volte che questo potere è sbroccato a volte. A no, volte no, tocca, vabbè, in realtà contro... No, ma in realtà, in realtà, in realtà è il... contro contro la tua. Kakuzo non, non è così sbroccato perché lui. Si può, dividere. Una del si divide sicuro. Si può ah, dividere. Si può dividere. Si può dividere. Kakuzo ha molte più possibilità di eh, sfuggire e non farsi toccare. Cioè, la, la, la forza dei ninja a questo livello è che fondamentalmente toccarli è un problema. Ma non lo devi toccare, non c'è no, bisogno, lui... che cazzo lo tocca a Tocca la terra. Eh sì, sì e c'ha pure i cuori che saltano, e ti rispe... volano, vanno. Rispe... Oh, eh ha ah, capito, eh, poi devi rimanere in aria tutto il tempo, mica vola eh. va. Non vola lui. E non, non vola eh, la Shigaraki vuol dire? E nemmeno la Shigaraki, tocca il eh, terreno e non hai capito, sbarga, tocca il tocca... terreno, quello parte da su e lo bombarda da sopra. Non lo ammazza e <ride> l'hai deciso tu vabbè c'è una certa ha la certa Kakuzu penso che ce l'abbiano una, tec una tecnica per rimanere eh, in posizione sopraelevata in qualche modo cioè una qualche cosa che, che che si costruisce sotto i piedi ma un, sì no Shigeragi del Sokko Max quello del finale Battlestars in Stripes cioè Battlestar si dice così se ti muovi sei morto però aspetta ma tu come ti chiami veramente? perché non lo so vabbè, però Kakuzu non ha questo problema no, okay. Non si se, pone se i problemi sui nomi della gente, e, allora in generale, um, cioè, direi che è più forte Shigarare. Comunque. Allora, io e... vi dico una cosa: in Naruto il massimo potenziale. Si dice che si raggiunge con nappa. Ok? Ora, Kakutsu. Quanto sarà? Radish Boh. Va è meno insomma, no. perché, perché Aspetta Nappa però, ha 4000. Sì, però tu consideri Kaguya. Cioè, lui dice cioè, Kaguya c'ha 4000. Kaguya, eh, ho capito. Eh, no, è 4 volte più debole? Beh, forse sì. Eh, 4 volte più debole, cioè, stai a 1000. Stai leggermente sotto Radish Stai sopra Goku e E' piccolo all'inizio. Vabbè, diciamo che Nomu non sopporta porta Shikaraki, dai, Shikaragi senza Nomu. No, vabbè, che cazzo c'è dal Nomu? In cioè, nel senso, adesso, no, scusa, aspetta, no. Cioè, ah, no, l'ha perso. Sarebbe gli ha distrutto quello del volo. Yeah, gli ha distrutto il nuovo. Mi sa che gli ha distrutto un po' di roba. Eh, per il fatto è che non lo sai quali, quali mm -hmm. non ha e quali ha. Quindi è un po' difficile. Eh... No, sì, però oggettivamente. Kagutsu rimane in vita contro il primo Kage, ricordiamo. Sì, ma quello è molto più forte del primo Kage. Eh, Non lo so, eh. Insomma. Cioè, a che livello metteresti eh, All Might? Cioè, All Might a che livello metteresti? Contro Radish Vince, All Might. Bah! Non ne sono così convinto io di questa cosa. Però però secondo me contro Shinai che potenza l'ipotenza contano giusto. Perché se il mio potere è che ti disgrego, cioè tu puoi avere potere 10 o 10.000. Ma sta anche all'incasso, però. Quanto può incassare lui? Cioè, lì si vede che resiste a attacchi a missili. Cioè, i missili. a per Diar non mi fanno un cazzo. L però, però non so se eh, a Kakuzu no? cioè, secondo me se, se arriva un missile in testa a Kakuzu lo ammazzi. Mm. Mm. Eh, però c'ha cinque cuori. Ma che gli hai ah, un tutti missile? Cinque. Cioè un missile cazzo, eh. Eh, non so. Cioè, L'unica cosa è che ti dividi prima. Cioè mm. devi essere in zone diverse, però. Eh, non eh, puoi paragonare Kaguya a Nappa perché no, non l'ho paragonato io, è proprio l'autore no, Kishimoto vabbè, che, ha detto, vabbè, che... Kishimoto <ride> ha detto che nessun personaggio in Naruto è più forte di Nappa. Eh. Non vuol dire che il personaggio in Naruto è più forte, Bravo, forte se quanto ha un cazzo guai, 5 cuori. Con che... Contro lui non servono un cazzo di 5 cuori. Quindi, boh, cioè nel senso... Sì, Maria, sì. però veramente cioè, Kaguya è effettivamente è un, è, è un personaggio di Dragon Ball Kaguya. Ma quello, se quella è la forma finale è troppo più forte. No. Oh, la Kaguza chat vince e per, per me vince Shikai. Ma. ma questo non mi siete piaciuti per niente. Io guarda, ti direi per me, secondo me è molto equilibrato come sconto. Dura poco, però è molto equilibrato. Dato che Kakuzu può volare tendenzialmente, io voto Kakuzu e anche per dar fastidio a Madre. Eh, ma tanto è perso. Uguale. Vabbè. Perché è meno del 60%. Eh, non ci hai pensato a sta cosa, eh? Non tu avevo me... visto, Ah, Non mai. ce lo sapevo benissimo. Non ci hai pensato. <ride> Vince 3 a 2, scicerai. È una debba. Però ci sta. È una debba. Adesso provo a provare qualcuno per aiutarti. È una debba. Avanti, <ride> prossimo. Dai, tipo, dopo quello scarso, dai lì. Forza. Chi è? Chiloa contro eh, il uh, no no non megumi anamici eh, no anamici si è eh, sì, 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 <ride> <Hassan> eh, ho capito tutti uguali sti nomi come mai... che cazzo è è maledizione cicatrici eh, maito. Ma, 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 bravo. maito bravo, maito. bravo. E, allora spieghiamo spieghiamo anche qua beh chi fondamentalmente è un assassino da famiglia Zoldi che quindi ha tutte le tecniche d'assassino, se nell'ombra se sdoppia punti vitali cose così e le parti del suo corpo a volte diventano diciamo affilate come delle lame ah ragazzi devo scrivere Kilo e... con la C eh? eh sì perché altrimenti perché se no non lo posso mettere sì. e dall'altra parte Maito che è la maledizione eh, eh, dell'odio degli, degli umani tra di loro. Vabbè, potere comunque sbroccarli. il suo potere consiste nel ah, cambiare la forma no. dell'anima e quindi sì. lui può ma manipolare tipo il suo corpo. No, anche quello degli altri. Anche quello degli altri. Se ti tocca, sì, se ti tocca diventi, diventi brutto. E l'altra cosa forte di Maito è che tu, se non gli... Se non colpisci... Cioè, Giujutsugaisen, anima... ragazzi. Sì. Sì, se tu non colpisci l'anima di Maito, ma soltanto il corpo... No, e eh, poi si rigenera gli... Eh non gli fa niente Cioè tu per uccidere Maito Devi riuscire a colpire il la sua Livio Chi è più veloce? Kilo. Sicuramente Kilo, Dici? Ah guarda guarda, guarda. Killua by... Non è Cioè guarda Hai preso proprio la cosa Dove Kilo è sicuramente superiore il più veloce della maledizione Ma che vuol dire Cioè Non è che se è maledizione Di default è più veloce allora, doghi... Goku contro la maledizione è più forte la maledizione perché la maledizione non è, Goku non è un umano Yamcha Yamcha non è più veloce della la maledizione Yamcha non vabbè è, è più veloce Dragon... maledizione no no ma infatti vabbè, hai ragione ma perché Dragon Ball Scusa. Vabbè, Dragon Ball è fatto a cazzo di cazzo eh e certo è, beh, chi è certo. più forte è la maledizione allora, la maledizione è più me... poi quando lo piglia quello gli fa il dominio ah, sì, butta me, dentro il secondo me questo combattimento è quasi a senso unico dici? perché vince marito. no Vabbè, vediamo scusa, come fa chi lo ha colpito l'anima di Maito, lo fa esplode, lo fa esplodere. Esplode. Sì, come fa esplode. lo fa esplodere, lo vai. fa esplodere. Eh no, no, vai, argomenta, convincimi che lo fa esplodere. Allora, Quello una... appena lui, si avvicina. Allora, lui, Maito, è andato in difficoltà contro eh, il tempo supplementare, uno stricone con, con la, il potere delle maledizioni, eh, ma perché lui, ma perché lui può colpire l'anima di Maito? Lui può compiere i punti critici. No, lui, allora lui di base c'ha quella tecnica. Ma non funziona all'inizio. Funziona quando fa la cosa nera. Lì come si chiama il lampo nero. Sì, lampo ma nero. non vedo un modo in cui lo, eh, possa, prendere. lo possa prendere. Gli possa fare qualcosa. Ma cioè, ah, io, io sono d'accordo che Maika in un modo o nell'altro kill, War. kill War lo, lo sbraga. Eh no, no, io sono curioso per qual è questo modo perché. Carco, è quello ti fa il dominio tu dentro il dominio di Maito. E poi siamo. Ah, allora, non è. Cioè, ok che rigenerano, rigenerano le cose. No, non no, è che la, dito... li rigenerano Però istantaneamente. Ti sto... eh. No, no, ma sto... infatti non sto dicendo. lo taglia in mille pezzettini. Lo devi piacere? Lo devi piacere, lo pia. Cioè, non, non c'è modo in cui non lo possa prendere. Ah, secondo me questo scontro: cioè, se, se noi prendiamo proprio i due personaggi, questo scontro finisce. Che Maito se la dà a gambe, <ride> cioè, per come è Maito. Come personaggio all'interno di ba Maito basta che lo sfiora. Lui a un certo punto si chiama. Cioè, Maito gli deve fare questo. Mm, ripeto, è una cazzata. Anche questo non no, è una non cazzata, non cazzata. Lo fanno vedere. Gazzata, lo fanno cazzata. vedere. Non lo fa sempre. È una no, perché lui non lo, lo, lo vuole in alcuni casi. No, no, bello. lo fa sempre. L'unica volta che non lo è fa col bimbo cinema. è col No, no, è quando la tizia affronta il clone di Maito ah, okay, il clone, che non può fare la tecnica maledetta. Quindi in quel caso. Lui non lo fa perché non la può fare, ma infatti, poi si fa inseguire, e si poi, invece poi in si scambia col clone. E Lei non se ne accorge e glielo fa. Infatti, attualmente è schioppata. Eh, eh, secondo me non è morta. No, non è manco così. Però gli ha levato un occhio. Poi. Però diciamo che boh, secondo me io non vedo. Boh, secondo me. Chi non deve è sfiorare. È non c'è non non bisogno, importa, lo deve non importa, sfiorare, non mi importa. Ripeto, è la stessa cosa di Shigaraki È una cosa, sì, lo devi sfiorare, però poi ci sono condizioni. Perché più resistente, ah chi lo è più veloce, lo pia a cazzotti e eh, quello è una maledizione. Non è la che lo è solo, a non solo a cazzotti, gli tira i fulmini non lo uccide. Gli lo io. Lo, io dici non te, lo dici te perché allora, non sai riuscire... i fulmini che, che devi... impatto hanno sull'anima. Non lo devi... sai. No, allora, secondo me, sull'anima no, devi riuscire a disintegrare completamente il suo corpo fisico e secondo me ce la può fare boh. non è facile secondo, secondo, me, allora, fare. secondo me questo scontro finisce in pareggio Ma secondo me lo sfiora almeno una volta lo tocca e quando lo tocca quella mezza volta è finito boh. No, cioè. Cioè, ti rendi conto che lui non ha bisogno di combattere combatte sempre sfiorare. con personaggi molto più deboli di però va, detto, però va detto che chi lo ha ha ah, proprio il killer instinct cioè chi lo ha, se c'è un modo per ucciderlo lui lo trova eh. No, ma la Quella cosa è, è che io ehm. ho visto combattere Maito contro personaggi molto più scarsi. No, non conta quello perché le due volte che Maito se ne è dato a gambe perché ha tuo contro due tizi che possono colpire la sua anima. Sì, vabbè. Però... Eh, ho capito, è così. È, è così. Pff, è, boh, è tutto l'inizio. So, io voto Kilo. E io Astro. tutta la vita. Io pure voto Kilo. Anche la chat, tu hai perso, coglione. Hai perso. Lo voleva. Lo voleva. Hai perso. Te l'aveva detto? Sì, sì, che certo. Fai tutto quello che hai bene. Pessimi. Prossimo. 54%. Poi ne ripartiamo. Voi non avete visto Giu-Giu-Chukai. Prossimo. Non capito. Vabbè. Sta male col. Questo, okay. questo. No, questo mi sta sul cazzo. Questo probabilmente. Questo combatte contro i mm. tizi senza le braccia, è vinto. Allora, ascoltami, via. Mi sta sul cazzo. ascoltami. 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 Questo combattimento, probabilmente è quello un po' più a senso poi... unico. Però è interessantissimo. Oh, in questo personaggio non ha senso in tutto quanto Naruto. Che cosa c'hai contro Deidara? A un certo punto lui si ammazza senza motivo. Lui, lui fa lo scontro contro cioè lui, eh, il motivo per cui lui combatte contro eh, Sasuke Cattivo Lo volevo sconfiggere io. Orochimaru. Questo è il motivo che lo porta a combattere. Vabbè, ma Cattivone, lo volevo sconfiggere. Non, non hai capito la filosofia di De Dare è un artista. È un artista. Cioè, non, non, non puoi stare lì a rompere cazzo. Su perché fa De Dare è un artista. Lui fa quello che, ah. che l'arte richiede. Fa e si, si, si che suicida il senza motivo. Cioè, Michael senza Bay baio. contro Mafia Boy. Esatto, esatto, esatto. Michael Bay. E, e poi si suicida senza motivo, soprattutto. Io ho ancora ho capito il motivo per cui si è dovuto fare esplode. Mi, mi sfugge tantissimo. Perché si è fatto esplodere? Perché gli stai sul cazzo e voleva che tu rimanessi su quel cazzo di fumetto a dire perché, porca perché, troia perché, perché si è suicidato C'è come una, cioè anche un personaggio che non ha istinti suicidi, cioè in senso. No, Anzi allora, c'è una missione allora, no, da dover compiere. No, vabbè, no, compie? no, si è si suicida alla fine perché si rende conto che stava perdendo, però aveva stravinto e si è fatto inculare un po' a caso, effettivamente. Sì, sì, Max, sì. E, e su quello siamo d'accordo. Io sono d'accordo che non ha nessun senso il fatto che Deidara senza braccia no, e Pichigai, questa è una cosa senza senso soprattutto alla luce di quello che si vede poi alla fine. E lui non cioè sì, 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 sì. <ride> sarai molto più triste, là. perché l'arte è un momento, un bagliore, un attimo, un'esplosione no, ma, ma poi questo tizio batte... non so, io non ho ancora capito. Sala, a me Deidara come personaggio... Come fa a battere Gara? Io ancora non l'ho allora, capito. Oh, fa... gli fa la mossa OP e poi non la fa più. È vero. Allora, questo, questo, è vero. questo è un bug. Uh, la mossa cosa... non ha senso. Cioè, lui a livello molecolare ti fa esplodere le molecole. Eh, va bene, ok. Allora, Deidara secondo me è un personaggio, che mi sta sul cazzo, ma è molto bello secondo me. È un personaggio figo. Anche questa cosa dell'arte che ha, secondo me è molto bello anche e il potere figo. è molto figo. Ma mi stai sì. per culo. Umba. Cioè, questo c'ha le, le boccucce nelle manine. Dove vai senza braccia? Io ho le boccucce nelle manine. Bella, Overall secondo me è top 3 personaggi ma di Mario Ma perché ma più... ah, lo voto e... a prescindere da come, come, come bellezza cazzo. di personaggio? No, non puoi votare perché ti sta sul e... caso. E... Cazzo, cazzo, cazzo. cazzo, non vuol dire. Non c'ha senso. Detto questo, non capito questo se facciamo di questo è più forte anche di Gosch. Così ti, ti sconfigge senza le braccia Il suo potere Inevitabilmente prende in considerazione Fare le argilline con le braccine Con le boccucce E lui in certo modo non ce l'ha Vabbè questo è schioppato Gli hanno staccato le braccia Dove va? No Combatte senza Fa le big bubble Vabbè, allora, ci sta che comunque lui ha tre bocche E utilizza la bocca no, principale No comunque non è vero Closer che Nessuna dire. tecnica è più forte di Metto delle bombe a livello molecolare non ho Nessuna tecnica Mette bomba a livello molecolare fine della la Ma no, non è che Max si considera capace, cioè ha maggior no, no, ragione no, no, no. se lo consiglio senza, è ancora più forte senza braccia, anche lui vince senza braccia. Cazzo sei imbattibile se cominci, ah, cominci Io, io sono dell'idea che Overall c'è cioè qua, prende proprio un counter, nel senso dei dara combatta a distanza, e, e, c'ha mille cose. Però per lui può Europa. diventare enorme, può fare un lui sacco di cose. Enorme, e lui fa il drago enorme. Vabbè dici però il drago enorme lo distrugge. Però nel senso secondo me le Anche le qua è la stessa cosa. basta che lui tocca. Qualcosa, no, cioè, no, beh, no, no, no attenzione. Eh beh, però no, no, questo non è una maledizione, Kilo, non Kilo lo deve, tocca. Kilo, no, aspetta, però non lo pia proprio. Chi lo deve andare effettivamente close combat di Dara? No, 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 no. Lo fa di Dara è un ninja, non lo tocca. Come hai fatto? Eh, Perché No, Ah, no, cioè volte... io io io, però. Vabbè. 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 20 vabbè, piedi vabbè, diventa... vabbè. Comunque io voto Deidara dei Dara anch'io. E... E... Cioè, vince lo scontro. Però sarebbe un bello scontro, pure secondo me Deidara Sarebbe un bello scontro. La secondo me è un po' limitato, però. Uno scontro del genere, eh, dipende. Prossimo, beh, allora, in base a quello che Maggi ha detto poco fa, non c'è storia. Direi che abbiamo il suo voto. Non c'è storia, proprio. Siamo d'accordo? Ma non c'è proprio storia, per quanto mi riguarda, perché nel senso. non gli ha fatto niente. Eh, perché Mamma non gli ha fatto niente? Mamma mia! Quel tizio, grande drago gigante. Grande drago gigante combatte. All'inizio contro i visoni No, scusa, prima contro i nove foderi rossi. Poi ogni visoni Poi arriva, arriva Rufio. E tutto questo, cioè, ha combattuto qualcosa come 18 visoni e 9 foderi rossi. No, niente, vai tranquillo. Continuiamo. Arriva Rufi, Nemmeno lui. Arrivano Rufi eh, Come si chiamano? Killer, eh, l'amico dei killer. Eh, Zoro. E Trafalgar eh, Trafalgarlo. Vai nemmeno lì. Niente. Chi, chi altro è? Chi è il prossimo? Vai, la figlia. E comunque, cazzo, Fia è mezza OP. Pure la figlia perché c'è tipo. Lupo, lupo bianco. No, vai, è tornato Rufi No, neanche Io te, ti, dico, ti dico una cosa, una grande verità. Questa è una perla di Livio Marcone. Non fate i fine boy, eh, non... Che vi ah, vedo no, di scrivete Netero. Se sì. non fossimo a questo punto della storia, ma fossimo. Che il manga è già finito, daresti il voto a mani bassa a Netero. Non ho capito. Perché ancora lui non l'hai visto lui, sconfitto. Lui dice che tu lo, lo sopravvaluti solo perché in questo momento è l'ultimo nemico più forte quando poi lo vedrai sconfitto andrà avanti il tu rivaluterai questo è già metto il cazzo io mi baso, mi baso, level, mi baso. Tu, tu sì. su quello che vedo assolutamente ho ah, vinto è come quando vedevi Frankie e dicevi ma fortissimo <ride> porca troia io non ho mai pensato che Frankie sì. solo che Franky... buggava le, le scale no, eh, ma no, Frankie cioè, sì cioè, ma c'è una e scala come di... te li prese... no. e no. come te li presentano a parte però. che io mi ma a parte che io Giulio Katakuri OP Karaguri continua sto sto a SOP infatti. Continua a SOP. Sta per il cuore, no, però sta, sta, sta sotto. De, sta sotto de Secondo de le regole de, dell'anime, no. no Karaguri perde contro Kaido. Sta, sta sotto Queen. Vabbè, ma contro... questo è Kaido. Però, io quello che ti voglio dire è: questo che... è Kaido e lo reputi Kaido. Perché adesso, dopo che lo vedi sconfitto a Rufi, secondo me dici: No, no. Ah, questo qua evoca un no. Buddha. Con eh. i colpi alla velocità della luce spara spara un'onda distruttiva smolegolante. Non, non è capito funziona così. Bah. Kaido basta che lo prende una volta e lo mette KO. Certo, e lo prende. Certo, sì, lo, lo prende, pre pre ma lo prende no, è velocissimo perché non... È perché invece Eneru è eh. veloce. Eh no, Mero è velocissimo. E non lo rimolto riesce. Non, non, non mi stai capendo. Però, Se io attenzione. ti dico che Kaido batte nelle Meruem, vabbè, per questo me questo okay, Questo scontro non ha senso riescere. Ah no, è per, vabbè. Te, vabbè, per te, per okay, te. E tu vai devo dare Kaido che, 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 che mi tengo, noi, secondo me, gli caga il petto. Allora. Allora. Che come lo uccide? Allora, allora, allora... Ballo allora Brit, Netero, via, Netero di base col Buddha sta fermo. Ok. Il fatto è che tu non riesci a colpirlo è perché... La sequenza di colpi ti impedisce di avvicinarti a lui. E Merriman infatti per, per, nel primo periodo non lo colpisce perché non riesce ad avvicinarsi a lui. Piano piano riesce a... E appena gli di abituarsi a gamba. È perché si abitua alla velocità di Netero. Lui è più veloce e quindi riesce... Ah, ecco. Ah, eh, Brava, io non ho visto tutta questa velocità di Kaido Tanto eh. Kaido sicuramente non riesce a fare una cosa del genere però ma è più forte però non è detto che effettivamente i colpi del Buddha no è, ma lo piglia eh. ma secondo hanno... me Kaido si fa pure Ripet prendere ripeto eh, infatti dipende tutto lì Se quanta cosa gli... Kaido i colpi del no, Buddha non li accusa. Non li accusa. E non solo, una certa Kaido si rompe il cazzo, diventa grande drago gigante bro bro bro, e, boh, e via porto, schioppato. Certo, il ah, drago. No, quello sta sì, fermo, sì, eh. Sì, sì, no, no, no. Quello sì, no, no. no, no. lo pia, certo, non non via quello Lui razzo. Sì, lo prende, sì. No, no, lui sta sì, fermo. Sicuro. No, non lo prende, è è come pre, si come E ha preso? Guarda, lo ce la fa, vabbè, vabbè no. non è che è obbligato a rimanere in Buddha, e eh, pure è... pure spostarsi. Ho no, capito, ma non è in grado di spostarsi nei confronti del Boobrebo. Sì, secondo me, secondo me Kaido resiste, ma una certa Max, che cazzo dici? Ma non è vero. Raga dai, veramente. Cioè, mm, Cioè, sì, Mero, Netero, secondo me è molto più forte. Ma, guarda, tu, ma, quando, ma quando, quando gli fa male a Kaido? Secondo me è molto più forte. Kaido, non Kaido, no, lo, lo, gli vuoi dare tutti i cazzotti che vuoi, Kaido, non sente niente, Kaido. Ma anche sì, lui in tre. Sì, perché ancora non l'hai visto. Perché adesso Rafi ti due pugni in Gam gamma. E fidati, che quello lo fa. Oh, eh, ma Rufi E poi dici, ah, ma allora è colpibile. Se, no, facciamo uno scontro Netero-Rufi, Diciamo che vince Rufi. Non lo so, bah, insomma, Però Rufi attualmente batterà Kaido. E Rufi lo vedo con più possibilità di trovare una soluzione. Contro Eh, Nevea. ma lo trafiggono, Ten. Ma tanto non gli hanno mai tornato come prima. Non gli hanno fatto ah, un cazzo. Ma non vuol dire quelle one piece che. Sì, ma no, 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 non vuol dire che gli No, ma infatti non gli fai niente, non no. gli fai niente col buddino. Non gli fai niente, Non gli non, fai niente. Non gli fai niente, ok. Eh, che ha non combattuto due ore sa questo? E che da tardi l'episodio? Che dai episodio? l'ho visto l'episodio 900 che oh, sta vabbè, io su sono Ma non sai. Cioè, non è che ha combattuto contro Netero. Quindi, che ne sai quanto è forte il colpo del Buddha rispetto ai colpi che sta prendendo adesso? Vabbè, sta combattendo contro Luffy. Secondo me Lufi tira cazzotti più forti del Buddha di Netero. Perché Luffy è OP. Dove Kaido fa... si butta dalle isole del cielo e rimane in vita. Questo si butta da un elicottero in culo al mondo e non si fa un cazzo. perché c'è il drago? Non si butta lui. Scende col drago. Eh, no, no eh, io intendo all'esame. All'esame, ah, Io parlo all'esame. Sì, e non... te lo presentano con un coglione. Ma non c'entra niente, non gli c'è. Cioè... Allora, per quanto i cazzotti possano essere... La resistenza di Kaido è 10 volte più quella di Netero. Allora, allora, che ne sai. No, ma come la la che cazzo, cazzo ne sai? La, la resistenza di Kaido è molto più elevata. No, no, me. certo, ma non ci arriva. Okay. Non la... vedo un modo in cui possa colpire... Non è che può pure non vederli colpi di Netero. Non, non vedo come, come possa colpire Kaido Netero. No, allora, Kaido, Kaido colpisce Netero se Netero... Lo, cioè se si fa colpire a e gli arriva talmente vicino che poi riesce a colpirlo cioè, ma col Buddha è... attivo non lo prende mai e... ma quando, che no, guarda che è? col Buddha eh, sta fermo Nedero si sì, ma non lo prende è, non lo prende se i colpi del Buddha gli impediscono di avvicinarsi eh, cioè, allora, è se, certo è se, quella, eh. se rimane eh, esatto, cioè, è tutto una questione di eh, se viene ferito dai colpi del Buddha eh, Kaido vince Nedero perché non si può avvicinare a Kaido se invece riesce dico al massimo, dritto, al massimo corti. uno scontro infinito. No, io non, non vedo non. un modo in cui fa... Kaido possa avvicinarsi con il Buddha attivo a Netero. Non c'è un modo. Non hai capito, Kaido resiste a tutti i cazzotti che gli tira, fino a che, che son, Netero non può tenere quella forma in eterno. Ah, si, sì, questo qua si è, si è allenato giorno e notte e per, Kaido... tre, per una settimana. Ma Kaido è un questo è uno scontro infinito. Bravo, a chi si stanca prima, quello meno resistente. No, no, non no. Stanca, eh eh no, non si stanca, apriamo la monetizzazione. Eh no, perché no tu, tu stai dando per scontato che Netero faccia più fatica di uno che viene preso co costantemente a pizza in faccia uno dalla mattina alla esatto, sera. Esatto, perché uno abituato a prendere pizza in faccia e non le sente. Vabbè, allora facciamo così: la chat ha votato 60% è Esatto certo. voi due votate 1 e 1, no? Sì. Non hanno votato caso, io voto Netero, e così è esattamente pareggio 2 a 2 sono orribili ma sì ma sì ma cioè non vedo proprio questo, punto, questo scontro è veramente senza senso cioè questo qui è un 4 sì. a 0 di Kaido 2 a 2 poi diventa diventa mezzo fa la forma ibrida prossimo. fa la forma ibrida si avvicina in 10 secondi tra l'ha ammazzata in testa vecchio ma quando 10 vedi... secondi è finito lo scontro tra Merlo e Menedero. prossimo ma infatti, si, sì, ok. Allora, qua abbiamo Sasori contro Bang. Allora, Bang! Sasori. Di... Ma Sasori è una seca. Lo sconfigge Sakura. Per Dio, ma perdi contro Sakura. Ma non è vero, ma non è vero. Sasori decide di perdere contro la rete. Questa ricetta. è una tua interpretazione, ma noi non è una mia interpretazione. Mi è interpretazione di tutti, tranne che la tua. C stato di scar bravo Treccino Bravo Treccino scarzo è scarsissimo. Ma non è scarso, vero? Lui decide di perdere perché si redime. Ma cosa si redime? Semplicemente Come tutti in Naruto, tra l'altro. No, cioè. cioè, cioè ah, è praticamente il più sgamato. Duce cioè voglio un secondi, segreto. Allora, ma tutti il proprio Sasori. All io ho messo Sasori perché secondo me mh, molti altri Akatsukhi te lo batterebbero. Allora, ho cercato quello secondo me comunque, più equilibrato. Sasori, Sasori controlla. Le marionette lui stesso in realtà va in giro come una marionetta eh, può evocare tante marionette da conquistare una nazione da quello che viene detto anzi l'ha fatto mm -hmm. e mm -hmm. no max non e so ha dire. alcune marionette particolari tipo quella del kazekage che usano tecniche Me, ti... della sabbia metallica tipo le fanghe l'acqua che distrugge la roccia, il colpo dell'acqua che distrugge la roccia. No, poi poi continui. <ride> Dall'altra parte. <ride> Ma che cioè, tu parte, veramente di metti a paragonare la tizia che parte... distrugge la roccia che è la cosa basilare di tutti gli anni. Non hai capito questo tizio. L'acqua che distrugge o oh, distrugge una roccia, no, oh, questo trato, tizio, tipo la distrugge anche anche coso dei Demon Slayer eh, all'inizio. Chi è più Allora, wow. allora posso ti, posso spiegare alla gente che è, Vabbè, chi è vero, il è Beck prima vai, di certo, scusa. Okay. E Bang è, viene da One Punch è il, lo, lo pro hero number 3 eh, del rank S quindi in teoria è il terzo eroe più forte eh, al mondo ma in realtà sappiamo che è il quarto perché eh, Saitama non viene considerato e, e fondamentalmente è un maestro di arti marziali che è arrivato a una conoscenza tale di arti marziali e ha una forza fisica tale e per cui praticamente lui è bravo Tramite Giusto, le arti marziali, lancia contro le marionette. E le sgrulla le marionette. Ma allora, me. la cosa è questa: è che Bang. Dal punto di vista logico, lui è il terzo eroe. Dovrebbe essere fortissimo. No, lo è. Però, da quello che si vede a schermo in realtà, no, cioè, da quello che vedo a schermo. A me mi sembra forte molto più forte Genos. No, eh, invece sì. La dopo no. Però guarda, guarda che, che Bang è. E riesce a deviare pure i raggi. Eh. Sì. Però non vedo questo potere distruttivo. Allora, secondo, di me, secondo me la cosa più pericolosa di Sasori per Bang è proprio la sabbia metallica del terzo Kazekage. Uh -huh. Cioè, e, e effettivamente se gli fa un funerale del deserto. Cioè lui, come, come, cioè non si deve far prendere. Che vuol dire? Chi è il Vermo Gigante? Ah, il, il mille piedi, quello stai dicendo. No. No, a sentipede, ah, non è che gli tienete. Vabbè, sì per un piccolo breve, qual cioè è a livello, gli gli è livello cazzo, drago? Un prende. po' lo sponda. Allora, il fatto è che secondo me Benga è sicuramente più rapido di Sasori. Nei Ma che ci però... fa quello con le marionette? No, io ti sto dicendo che il problema Bravi. è la sabbia metallica. Guarda là, Ora è schiacciante questa vittoria. Bravi. Ok. Niente, lui per lui è una sfida personale però è, no? però contro la te contro te. Ok, sei d'accordo che però la sabbia metallica può essere un problema? Se ti fanno un funnel del deserto, tu lo perdi un arto, la perdi una parte del corpo. Ma ci devi arrivare a far funnel del deserto? Eh no, certo, certo ci devi arrivare, però se tu ti avvicini per pe attaccare, io posso, diciamo... Chi è più veloce? Sono più veloce Benga. È più veloce Bang Siamo d'accordo, è più veloce Bang, bang. Eh, non fa della sua forza a velocità Sasui l'altra cosa che Sasui potrebbe fare sarebbe avvelenare Bang perché alcune marinette possono sì. avvelenare quindi può no, usare no, manette. Ma no, sì, bait ma no no no, no tu distruggi le in realtà avveleni cioè colpendo la marionetta eh devi colpire la marionetta ah no lui, lui avvelena le punte eh ma tu metti le punte dentro la marionetta e tu quando colpisci la marionetta eh, però non metti il punte graffietto dai sì oh. questa si fa sento un maccio no, dai ma non è vero c'è cioè, una, una cosa base per un ninja come Sasori credo una storia del genere mi cioè. dirai che, che il veleno ci cioè, mette tempo a a, a, a fare effetto e potrebbe Pure la sabbia metallica era po mi potrebbe pare. nel frattempo essere già morto cioè mi dirai che Bang potrebbe uccidere comunque Sasori prima che Venga avvelenato a morte eh, In quel caso però vince tecnicamente E lo scontro vince comunque lui Tecnicamente sì eh. In quel caso sì Oh certo certo Basta. Voto anche No, vota quell dai, vota quell no Voto quell'altro Voto anche io Bang mm, Voto anche io benga. Ok 4-0 per Sai Bang Prossimo Livio per adesso ne hai vinto solo uno E uno l'hai pareggiato Ma che Ma stare. non è una sfida Tra me e te ma che davvero? <ride> Prosimo. Eh, cioè lui ha la sua classicità i personaggi che preferisci? Non lo so. Va bene, prossimo. Vabbè, per adesso, non lo so, ci devo pensare. Questo è bello. Però un bless Emperor mi piace in sacco. Questo per me, è bello, dai, questi sì, questo è tutto trick carcare. su trick che si autocanterano a vicenda. È bellissimo questo scontro. Questo scontro per me è oro. Io quando ho detto questo è bellissimo. Io quando l'ho visto l'ha fatto lui. Eh sì, sì. E... <ride> e, va bene, allora abbiamo l'Emilion da una parte che eh, ha il potere di passare attraverso. ma Lui qual è? Qual è? Lui è l'ultimo. No, sì, sì, vabbè, a che punto siamo arrivati? Vabbè, c'ha ancora C'ha ancora i poteri, Non c'ha più un braccio? No, no ancora lo vedi? Lo vedi? Dai, sì, c'hai eh? i poteri, a che stiamo facendo, dai. scusa, no, sennò non pure, pure esso, le... adesso non ha più una mano. Pure no? le vuole. Sì, e allora no. Eh, eh Scusa, vedere. Netero è morto? Sì, no, cioè, che cazzo. Cioè, e... Scusa, ma Radish è morto? O Vabbè, è comunque attuale? sia? E... L'Emilion le passa attraverso ma... le cose cioè, e per qualche motivo è anche super veloce. Ha dei riflessi fulminei. E... Come lo prende Todo? todo... Come lo prende l'Emilion? A lui non lo On Todo, culo, todo ogni volta che batte le mani, può scambiare due cose. Possono essere e una persona, un oggetto, due persone. Un e... oggetto una persona sì. e, e a livello di potenza fisica è abbastanza devastante eh ma non lo pia sì. sono d'accordo ma non lo via mai eh non lo pia no ed, è, è, qui che qua... ed è, è qui più che ed è qui che lo 4. scontro diventa interessantissimo perché l'Eminio sta arrivando ci sta arrivando un colpo di todo da dietro boom che vuol dire di avere qualcosa vicino per scambiarsi eh? Basta un oggetto. Sì, basta un oggetto. Cioè, cioè allora, Questi qua si autocanterano a vicenda. È bellissimo. È bellissimo. Dice Emilio, votate Emilio. Eh, ma cosa? Ma, cioè, Questo scontro secondo me è bello. Allora, secondo me questo scontro sì, potrebbe tendere all'infinito. E... Se vogliamo dare un vincitore dobbiamo capire chi dei due Sai come ha una prontezza di riflessi migliore. Sai come comincia questo scontro? Eh, questo scontro comincia. Ma qual è il tuo tipo di donna preferita? E certo. se lui gli risponde è eh. pareggio pareggio <ride> in quel caso pareggio no, no, ma vabbè, che gli... diciamo che già gli ha risposto Spoiler una cosa sbagliata e... vabbè allora il fatto fat è che se, se ad esempio io so le mi sta venendo addosso mm. e diventa diciamo fisico per, per darmi il colpo io, però, mi scambio con uno degli oggetti che sto lanciando o scambio. Lui, insomma, sì, ovviamente. Uno degli bene. oggetti che sto facendo volare per aria. Per lui ha la di reazione di farsi diventare intangibile la parte colpita da Toto, sì. eh, ma. E, e secondo me Todo ma... è anche modo. più resistente, gli ah, quello sicuramente. sicuramente. Allo stesso modo però, però non lo prende. Todo cioè, gli ha... cazzotti non lo prende. Todo gli ha la, la velocità attraverso. di reazione di scambiarsi solo quando lui diventa fisico in quel punto in cui c'è la cosa vicino. Secondo che me i te, tempi di reazione migliori hanno i tempi di reazione molto più veloci. allora pure secondo me... Perché c'è... Cioè, quello è il suo potere. Senza senso. Avere tempi ecco, di reazione più veloci. Infatti questa è una cazzata. Cioè, il suo potere non è passare tre secondi Il suo potere è avere il tempo di reazione... No, no, Max. Non è questo perché mai... Nessuno per... non perde nessuno no, nessuno, no, nessuno perde, perde poteri nessuno. Okay. Cioè, al loro, al loro top. al loro top mm. eh. No, e l'emilio non perde mai una mano, al okay? loro top. Ma, ma chi è che detto... ha detto che l'Emilio perde la mano? Perché non si capisce? Ma dici questo, ma quando perde la mano non dici il nome? <ride> eh? Non l'ho detto che era Toto No, non hai detto un cazzo. Ma l'ho detto, detto pre, no. no, perché nella tua testa tu sai che lo sappiamo, e allora l'hai detto. No, perché lui ha battuto le andrei... mani. Eh. Lui ha battuto le mani e loro non lo sanno. Ma come non lo sanno chi è Toto? Che cazzo stai a dire? E eh vabbè, e eh vabbè, vabbè, vabbè. vabbè, vabbè. Devi ma partire, devi partire dal presupposto che non tutti non sanno. Ma non va bene questa cosa. Non va bene perché vince la... Toto per, per la chat. Attenzione, vince Toto per la chat. Vince eh... Toto per la chat, no, Max. È Toto, ah, secondo vabbè, me. Todo. Il livello di eh, velocità di reazione è maggiore di quello di Lin. Quindi anche se resistenza e forza fisica sono dalla parte di Toto, eh, io. Credo che potrebbe non colpirlo mai, esatto. Eh, secondo me invece è, è, è proprio la persona che lo cantera cioè lui gli viene addosso e decide lui con cosa scambiarlo. Certo. Eh. Però se poi. Ma bene il gli... tempo della reazione, quello che te pare, ma è un attimo, ta-boom! Sì, però, però ad esempio tu basta che. Devi cui... anche capire, cioè gli... tu pensa. Eh, no, no, gli devi guardare le mani. Guarda che basta, gli guardi le mani. Eh, no, però tu devi sapere da che punto ti arriverà il cazzotto, no, perché lui ma, ti può scambiare no, anche no, una pietra. No, è quello, è influente perché tu ti, ti rendi intangibile. Cioè nel momento in cui lui vedi che fa così, tu ti rendi intangibile, sti esatto. cazzi cosa scambia, come scambia. Non sei più scambiabile con sei lui. Sei intangibile, aspetti mm. che finisce, quando è finito, se gli, gli esce più vicino, ti rendi intangibile. Secondo mm. me, essendo che l'Emilion è più eh, veloce a livello di riflessi, vinceremo. Sì, mi hai convinto, okay. mi hai convinto, dai. Può fare finta, assolutamente. No, Ma non, mi non, avevo pensato, non, non avevo pensato al battito delle mani e cose. No, adesso udito. È, è particolare, però effettivamente se si può rendere sempre intangibile. Però scusa, eh, ti faccio una... No, aspetta. Se lui fa così... Allora, non l'ha mai fatto. Rimane sempre... Eh, lo so. Non però vuol dire, non dire che lo fatto. possa fare. Non farlo. vuol però, dire che non lo può fare. È vero, però. Eh, diciamo che ogni tecnica usa energia maledetta. Ok, quindi, quindi se io... Se Basta una volta però... per sì, ma io, io rimango intangibile. È però caschi nell'oblio. Non lo può fare il Caschi nell'oblio. Se, se tu, sei intangibile, se se quella cosa... No. Perché? Che vuol dire caschi nell'oblio? Lui è sempre intangibile, quindi sempre ogni battito di mano non è efficace a una cosa che è sempre costantemente intangibile. Scambia altre cose che non sono lui. No, quello che dico... Io... Sì, sì, no, certo. Io non so se lui ha un tempo massimo per quanto la può tenere questa cosa. Eh, per esempio, come potrebbe perché dire lui? Perché lui, lui... lui la tiene sempre poco. Toto fishing non può cadere sotto all'infinito. No, lui rimane. Non hai capito. Lui, vabbè, può tranquillare... Ah, ho capito quello che vuoi dire. Eh, lui, lui fa così. Magari manco la fa vabbè, la che tecnica. Lui se ne va. Lui Scusa. manco la fa la tecnica. Tu, lui lo fa se... solo non così. Non hai capito. Dipende da quant'è il raggio d'azione della tecnica. Parla. No, è il raggio d'azione della tecnica il problema. Comunque, se la tecnica lo, lo vedi, cioè, se la fai o non la fai non te ne accorgi perché se, se o meno, non lo vedi. Eh no, certo. Lui ti scambia al primo battito e poi continua a fare così. E vabbè, tu sì. non sai che cosa fare. Eh. E lui te, in qualsiasi battito può sì, attivare ma, la tecnica e darti il cazzotto sì, sì, ma il fatto è che neanche Todo sa se quando. Se tu la, ce l'hai attiva o meno. È la stessa cosa. Lui lo sa. Todo, no. Todo, sì, perché se lui ce l'attiva, lui sprofonda nel terreno sì ma a parte che se sta sprofondando il terreno non lo vedi più eh no non lo vedi più però non può e l'Emilion non può stare sotto il terreno per troppo tempo Non è vero. Eh, però... eh sì ti dice proprio che, la cosa, che il pericolo di l'Emilion è sprofondare nell'oblio eh nell sì però su lui basta che va un po' un pezzetto sotto il terreno e lui in quel momento fa, va sotto Toto e lo acchiappa poi scambia sti cazzi e Toto si, risca si riscambia cioè è quello il problema no scusa se, se stiamo in contatto se ti scambi che succede Scambia con Che todo? vuol dire se scambia il contatto? Se lo tocca, sì, si sì. scambia con Toto. Se, 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 se io testiamo così, eh. Toto scambia, che succede? Secondo me c'è la, la Pietra, eh, questa non me la ricorda. Eh, secondo me sì. Ve lo ricordate? Secondo me sì. No, guarda, vaffanculo. Io voto Toto perché è più intelligente. E il modo tipo quello che ho detto io lo trovo. Vabbè, allora io non lo so, Mi perché non so, non so se, se effettivamente eh, Toto può scambiarsi quando è in contatto con, con un'altra persona. Secondo me sì. E mi sembra che lo faccia anche nel, nel manga, ma non sono eh, nel, Nell'anime pure, ma non mm, ne sono. Beh. Anche perché lo fa quando cammina su, sul tizio. Quindi in realtà a contatto c'è, però dici c'è la scarpa, boh, non lo so. Però se lo prende da sotto, se, prende le, le vesti. Quindi, boh. Secondo me. Ha vinto l'Emilion? No, e... pareggio. Ha vinto Toto? No, pareggio. No, ha vinto il 53%. Quindi vince l'Emilion 3-2. a 2. Ah è vero, ok. Sì, sì, sì. Vince le sì. mini 3 a 2. Ha! Prossimo: no, Kakashi contro Kizaru. Eppure qua, Kakashi mi piace un sacco. Eh, Beh, Non è se ti piace più forte, no, è quel tizio con la velocità della luce. Sei sicuro che non ti piaccia più Naruto di, di One Piss? <ride> no. Non ha conosciuto alcuni vestiti. Perché, no, ti, ti potrei rivalutare. No, no, nel senso, qua vince Kizaru tutta la vita. Attenzione. Non c'è partita. Quello c'ha lo sharing. Eh? E quello ha la velocità della luce. Sì, ma que, questa, questa sfida si, si decide al primo secondo. Esatto. Sì. Cioè, se, no, se però, Kizaru è abbastanza scivolo da guardare kakashi. Kizaru, non l'ho mai visto uccidere una persona al primo colpo. Così, pom. Porto. È sempre una persona con un po' pose... Non l'hai mai visto perché eh, combatte soltanto contro Riley. E Riley va non so come alla sua velocità. Come che fa quello quello di mistero. di destra, la bottega alla velocità della luce? Chi Zaro ha il potere della luce? Cioè, lui può, diciamo, sparare raggi di luce. Può andare alla velocità della luce. Di One Piece. Allora, non si sa per quale motivo non è la cosa più sgravata che esista su One Piece perché alla fine viene cioè rimane sempre abbastanza secondario no Dark, Buono un attimo ma in realtà secondo me Kizaru è cioè, ha il potere più forte di One Piece cioè, eh, il Dark, problema è sempre come te lo rendono in Dark. Gioco. per quanto tu puoi avere gioco, lo Sharingan um... ipnotico devi attivare la tecnica cioè sei più veloce tu ad attivare la tecnica dello Sharingan ipnotico o uno che è veloce quanto la luce a colpirti e rispondi a questa domanda eh, eh, lui già può fare tipo Susanoo No, 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 ferma, 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 ferma. Eh... Tu devi partire dal presupposto che nessuno conosce il potere dell'altro. Eh. Questo è fondamentale. Beh, io penso che se, non lo, se, se parti così, ognuno sfodera i poteri al 100%. Il problema è che uno è molto intelligente, l'altro Sì, boh. ma in quanto ci mette, Kagashi, a farti uscire? ci mette un secondo a fare sharing in no, eh. Dai, voglio di un secondo. E tu dici che Kizaru ha la velocità e, della luce! E Kizaru è... starta l'incontro, va contro subito? Oppure è il suo fa un porcoglione? Oh. No. Eh, eh, no, allora, esatto, C'è cioè, eh. cioè, l'unico modo da crescer il bitch è che Kizaru fa il coglione e, perché... e Kizaru io lo vedo uno molto spavaldo. Che se mette l'ase e chiacchiera e eh, non sa che quello c'ha l'occhio che gli fa le cose, lui non ha mai visto una cosa del genere. Secondo me, Kakashi lo può, lo, lo può battere. Però è anche vero che Kakashi c'ha l'occhio coperto. Esatto. Quindi, quando io vede, che... Quando vede che, che fa così, se... allora, io mi cagerei sotto. Cioè, quando uno ha un occhio coperto, e lo scopre, nel dubbio è meglio che lo fa un quello. ho oh, capito. <ride> eh, vabbè, sì, dipende senso... quanto, quanto è presuntuoso da dire sti cazzi. Scopri l'occhio, sono più forte di te. Sì, cioè, nel senso, sì, ma poi soprattutto, ma pure che lo scopre, quello c'ha la tecnica di copiare. No, beh, devi lo sceningare ipnotico, perché eh certo. la tecnica di copiare non serve un cazzo. No, 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 no grazie, no, no. Shengen, Mangi. No. Molto no. gentile. Fai ma la velocità No, la Ma fai scrivere ipnoti, eh. lo metti in ipnosi, e poi gli fai il kamui e lo mandi nell'altra dimensione e a il culo. Eh ma siccome l'inizio non è così Eh no no ma infatti cioè, nel senso dipende solo quanto E secondo me Chizaru chi non lo chi shotta chi zaro. E secondo me Chizaru non lo shotta Non è che serve che lo shotta qua Quanti cazzotti dai in un secondo se vai alla luce della luce Sì ma il problema è sempre so, Quello che ti dicono non è poi quello che fanno e Certo che è un eh, a te non devi montare per cioè, forza Cioè se è così questo qua eh, batte chiunque Infatti, e di infatti pure secondo me allora. Eh ma non, lo no, so, no, non no, è là. così Io sono dell'idea che tutti quelli che hanno il potere di andare veloci quanto a luce, o cose così sono sempre la cosa più Tizione, forte. Frizione, ma ragazzi, Mazzola, eh, 50 e 50, oggi siete oggi molto in dubbio, eh? Eh, Oppure perché ho fatto eh, dei eh, discordi, eh, eh, ma eh, eh. mamma mia, maledetto essere. <ride> e sono sempre più forti, cioè flash, è senza senso. O flash va indietro nel tempo, senza flash. senso, mm -hmm. cioè Chizarro, senza senso. Cioè, e ogni volta gli devono Però fare forza. Però devi vedere quello che vedi a schermo, in realtà. No, ho capito, cioè, dai. Però eh, tu mi stai, non... stai a dire Max. stai a Max che? Kizzaro non è forte fisicamente? Ma cazzo, è un grande ammiraglio, per dio Ti ma, rompe ma, il culo. Ma, ma ti è ti influente prende. quanto è forte fisicamente. Perché una, un oggetto che ti ria la velocità della luce, anche se non ci imprimi forza, ti disintegra. Sì, cioè, chi sì. se ne frega? Se va... Cioè, basta che vai avanti così e buchi tutto. Sì, se non ti si sfonda il tuo dito. Eh no, perché okay. tu sei luce. Eh, allora sei intangibile. No, sei un laser praticamente. Io voto Kagashi. Io voto Kizaru. E io Schizzaro, è forte. Ma no, secondo me Kizzaro un po' perde. Cioè. Eh, ma Kizaru e questo è sempre perché il manga di Naruto non è... di... di One Piece non è finito. Se finisce, ti accorgi che in realtà questo tizio è battibilissimo. Va bene. Ultimo scontro Last one Questo vabbè. è interessante eh? Però eh. In questo ultimo scontro mm. Si calcola solo l'anime No Quindi solo vuol dire che è una cagata Quindi vuol dire che Se si calcola il manga qua fa morte. Esattamente fammi No proprio... per uno dei due più che altro vabbè, per uno dei vabbè, dei due. Solo l'anime Questo dovrebbe essere il più figo di tutti quindi È l'ultimo Sì Ok Vai Ok, quindi Tadori ah, contro Dego. perché sì. l'anima. <ride> eh beh, certo. Sono sfonda. Eh beh. Bimbo minchia fa una brutta bimbo fine, se no. Bimbo, 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 fin. bimbo minchia fa una brutta fine. Bimbo minchia quale? Bimbo minchia di sinistra fa una brutta ah, fine. Ah, anche vedi. Non si capisce quando parli. Eh, <ride> questi sono due bimbo minchia. No? Eh, per te. Vabbè, ma ora è molto più bimbo minchia, scusa. Va bene. Scusa, bimbo minchia, parte al presupposto, bimbo non hanno okay. la stessa età quell'altro è giovane minchia quell'altro è un po' più grande quanti anni c'ha quell'altro 16 anzi ah, sì, c'è cioè un linguaggio 17. che ancora deve essere compreso allora ogni anime c'è un bimbo minchia è inevitabile è Peppo Bella, una legge non scritta è una legge universale naturale <ride> dell'uomo ok dobbiamo l'obiettivo allora, è trovare un anime che facciamo vedere a magia e non troviamo bimbo minchia Sta. Ah vabbè. Dici a ah, bambina, eh. è però è un bi una bimba. bimba. No, ma meno, a me non mi ricordo, ma c'è pure un bimbetto da qualche sì, parte. Sì c'è il sicuro. bimbetto. Però bimbo poi bimbo è Perché c'è pure in Berserk, il bimbetto bimbo. Ma tu vuoi un'anime dove non ci sono bambini? Cioè, eh, eh, e lo possiamo trovare. Ai giapponesi gli piace fare cose vabbè. Chi vince secondo te? Lui, del quante dita si è magnato? L'anime 3, 4? Nell'anime se ne è mangiati tre, tre. E può usare Il, il colpo nero. Il, lampo nero il lampo nero E invece Deku ha già sbloccato le, le fruste Ma non le sa controllare però No no le sa controllare non non sa Le sa contro controllare, le sa controllare Alza sei macchine Quattro macchine alza le Ma il problema è sempre lo stesso Comunque nell'anime se si incazza il demon esce fuori il demon Oh no No. Come no, no. Beh, non puoi. No, perché è Saguna. No. Ok, quindi no. non è Saguna. Non è Saguna, no, ma è i Tadori. I Tadori senza saguna. nel senso c'è saguna, ma non, non, non prende il che controllo. Ma che porti a quello è Deku senza non il prende, non prende. No, con. Con. no. no quello è il è no, una no, condizione simica. No, là, è proprio cambia personaggio. Ma è Deku. No. Rimane sempre Deku no secondo me cambia personaggio Degu rimane sempre Deku fino a una certa eh? no no no, no. Allora, Itadori senza me, il controllo di Saguna secondo me i Tadori senza che, che, che Suguna prenda il controllo fino all'anime Posare Lampo Nero eh? è una pippa secondo me rispetto Osare a Posare Lampo Nero Vabbè, secondo me è più forte Deku molto più forte Deku no c'ha più roba batte, no, batte, batte un demone di classe speciale eh? batte un demone di classe speciale insieme a Todo. No, non eh, bat eh. lo batter Eh no, è il tizio eh, albero. Non lo eh, batte. Vabbè. Il tizio albero, sono in quattro so. No, sono in due. Sono due. No, e ma, poi, ma poi se ne legume. va. Arriva perché arriva Gojo e scappa. No, megumi, dopo... sono loro due. Una certa. Sì, 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 è vero, ma quello scappa perché è, lì perché è arrivato Gojo ci chi in c**a, io contro il primo Però insomma, se se Ah tengolo... no ma tu stai a parlare, l'albero qua, sì. ah no io pensavo quello sotto al ponte. Ah no no no. No, no ok no, ok, no. l'albero, no vabbè mica lo l'albero. Ma infatti ma combattono, se, se, io... se, se la pareggiano. E due contro eh, uno. Comunque sia Toto è più due. forte di Tadori, Sì. Ah sì, in quel momento sì secondo me vince io io voto Deku, raga. Cioè, secondo me se è, è più sviluppato Deku rispetto ai Todoroki. Se non esce fuori su. E io ti dico che secondo me se calcoli il manga per tutte e due, Deku vince. Ma che cazzo stai di? Secondo me sì. Ca ah, ma senza Ah, sempre sempre, cioè, ma certo, ovvio. Okay. Beh, se non Beh, esce Deku. Se non è vabbè, ma se non esce Dottori, è sceso con è mezza, è Vabbè, no, è forte, oh. Vabbè, cioè è ok. Cioè, um... Comunque anch'io voto Deku mm. no, E secondo me non c'ha senso che non riesca il demone Però sì senso. Vabbè la... perché l'ho utilizzato con un altro personaggio Eh ma non hai capito cioè, Quelle due cose son... non sono scindibili Ma perché? Non è vero non è vabbè, vabbè, è mangi. come se fosse un altro personaggio. Effettivamente, questi sono proprio due personaggi diversi. Eh. Cioè, dai, rispetto, a, cioè, rispetto a, che ne so, la, la volpe che invece è molto più fusa su Naruto, sì. su effettivamente, quando è ci vuole su proprio di Naruto non c'è traccia. Cioè, de, de, dei datori non c'è traccia. Eh, so, proprio, cioè, sembra proprio che. Sono due entità diverse, quindi sì, ma sì, lui sblocca i poteri che. perché se magnarditino diciamo. e va bene. Lui, diciamo che di riflesso, di, riflesso eh, lui, 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 di... lui può ma usare no. i poteri di Sakuna. però se Sakuna prende il controllo, non è più Ita è Sakuna. Eh, eh, vabbè, dai, su ci eh, ci sta, eh, dai, eh, dai, accetta sta cosa. Ha eh, vinto Dego. Ha vinto Dego, ha vinto Dego, ha più roba, ragazzi. Come, come 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 Qua, quante ne ha vinte Maggio e quante ne ha vinte Livio ma, ma che c'entra certo, non è <ride> stava, stava non, non è che se vinciamo insieme non vale più la mia vittoria No, lui si sta a metti i pallini per vedere quante ne ha vinte lui contro Livio certamente vabbè dai fai un recap Raddis contro Genus. vince Raddis 3 a 1 l'ho votato io quindi ci sta il maestro Rocimaru batte 3 a 1 Luffy vedi io non voto sempre buon Pizzo vince il maestro no no tu voti naruto cioè tu no, la naruto tua nuova è il nuovo, è top. È il nuovo, no, nuovo top no per perché c'è bimborgilla, mi sta sul cazzo non sopporto bimbo <ride> diciamo che c'ha alti e bassi per me comunque in tu Argilla. vai troppo a simpatia. Sì. no non oh allora tu c'hai le grandi tasche in cui fai mangiare le manine le manine mangiano e fanno le cosine quello è il tuo Ma potere che come vincita? Ma che c'è? Dai, è vero, quella scena è una merda. No, ti tagliano ti le braccia. Ma ti ho detto un'altra cosa. Che mi è molto simpatia. Mi fai la descrizione di quello che succede. Però, Dara, no, pure quella scena, dove le riprende le braccia? Perché lui scappa guardando. Ma lui. che dici? Perché, perché adesso dobbiamo parlare di sta no, cosa. No, perché qui io voglio sapere dove riprende ma ce le riprende. Ci ritorna, le braccia. non lo so. Ci ritorna dopo. No, perché un braccio gliel'hanno spaccato e sta a mezzo. Meno Jujutsu, sarebbe stato top. No, oh, raga, Jujutsu, secondo me. Dobbiamo è una di quelle. No, aspetta, ma è una dei pochi. Eh, manga che può rivaleggiare, rivaleggiare anche con Dragon Ball. Quindi, secondo me è giusto inserire più Jujutsu. Anche Ma poi, ragazzi, vuole... Jujutsu è un bel: cioè, è un bellissimo, poi bell so, per, per livelli dai. di combattimento, che cioè, sono recuperatelo. Insomma, stiamo cercando di mettere quelli, quelli belli. Ma che maledetto Mediatoriano, che non sei altro, ma cosa non c'entra? Allora, io, io voglio sapere, lui a un certo ah. punto sta senza braccia, Niente. gli casca con Dragon Ball. Maggi, noi andiamo. Quando tu hai finito la tua cosa su Deidara, ci chiami e torniamo, va bene? No, facciamo così. Il giorno 1 su 5, vedi? Non, gli, non, non, non va bene questa cosa. No, Deidara. Non va bene, ragazzi. Cioè, È Natale. È, è Natale, ci dovremo volere tutti più bene. Sì. Sappiamo vabbè, che ti piace. Vai avanti, avanti. Gojo contro Vegeta. Gojo contro Vegeta 4 a 0, secco. Quello è Dio. Eh, c è. C è. Giraia contro Magellan. Vedi 3 a 1 per Giraia. C'è il grande Rospo. Bellissimo, i rospi sono fighissimi. Un po' me li ricordi, però non perché sono forti, per altre cose. Il taglio dei capelli. Non è meno. <ride> eh, Sukuna contro Meruem, eh, ringraziando Dio vince Sukuna, perché la fusione fatta male di eh, verdognolo caschetto tra Cell e mm, Freezer fatto male. E per il design. Esatto. No? Per esempio, che... una sfida di design, ma come ti vesti? Lo chiamiamo Versus, ma come ti vesti? No, fai no, mette copiato in modo sbagliato. Dragon Ball, e come cazzo si chiama questo? Cavuzzo, Cavuzzo contro Shikaraki, vince Shikaraki 3 a giù, giusto, giustissimo. E non l'ho votato. Quello di Nalu Maito contro Killua, Maito contro Killua 3 a 1 Killua. Questo Piazza. è perché gli sta sul cazzo alterante. Eh, eh? Anterante non lo vota mai a prescindere. L'antenante non lo vota mai dei Dara contro Verol C'è dei Dara 3 a 1 eh? Va bene. E so due che avete fatto vincere Livio. Kaido contro Nedero. Pareggio. Pareggio Kaido contro Nedero. Mi pare giusto. È un buon modo per far fine. Kaido contro Nedero. Smetterebbero di combattere dopo un po'. Ma se lo rifiamo tra un anno che è diverso e, e Bang contro chi era? Non mi ricordo che c'ho scritto Eh, Ah, Sasuri Sa, perché ho scritto Sakura? Sasori, <ride> ah, perché perde contro Sakura. Perché perde contro Sakura? Pensa che ha scritto Sakura. Esatto. <ride> Sei proprio pazzo. <ride> boh. Esatto. Eh, ma Sasuri mi sta cordialmente. Il grande cilindro nel petto mi sta sul cazzo Quindi perde 4 0 contro Bang che è iper forte. Che è iper forte. Le contro Dodo vince le 3 2. Molto bravi, e Kakashi. Contro Kizaru, chi vince 2-1 Kizaru. Non, lo, non, non voto sempre Naruto. Dego contro i Datori. Un Datori che non ha senso di esistere perché i Datori è non scindibile. demone, e vince Dego 4-0. Dai, dai, top 5 Time. Effettivamente ha fatto delle belle top Dai, oggi, dai. oggi... oggi ah, bravo, è figo, bravo, bravo. Figo. Dai, oggi siamo tutti... C'erano anche dai. più New Entry, quindi si poteva già giocare di più. Top 5 Time! Ricordiamo che salvandoti al canale o con 300 bit, puoi partecipare all'estrazione e puoi mettere una tua top 5 nello scrigno segreto. Alla fine della live verrà estratto un bigliettino. Magari sarà proprio la tua top 5, e noi saremo costretti a rispondere: prendendosi il blastaggio degli altri. Blasted Maggi di dare Blasted. il personaggio più forte di Naruto Vai a cagare, Max. Col cuore. TOP 5 PERSONAGGI PIÙ BRUTTI DI ONE PIECE Bella più questa! brutti? Ma come la ricordavo? Più brutti? Beh, È insomma c'è l'imbarazzo della scelta al quinto posto non so chi mette Ma Ma quinto, quinta, no, al quinto volta c'era un botto di matite, ok Poi, però bru brutti bru non ce ne sono oh, uh, Non ce ne sono! C'è Livio! Cazzo c'è Livio! Cazzo Livio ho dimenticato di te Ragazzo. sono tanti eh, andiamo a ritroso no, me li metto qua di fianco vai decido mamma mia mangi eh... che bello che bello che bello di mm. one piss eh, raga one piss one piss <ride> e... il problema allora se si guarda solo il fattore estetico fanno tutti cagare non ci interessa però diciamo concettualmente dai Ma ah, questo è il personaggio preferito di Livio, non so se mi metto, io sto, sicuro, sto sicuro, sto sicuro, metto Livio. Aspetta, che... Devo persona... come io finiranno. ho messo un personaggio che è Maggi. Questo è il tuo personaggio preferito Livio. Io ho fatto. Cazzo fa essere così veloce. Ma perché mi prendi i primi 5 a caso? <ride> allora... Beh, <ride> questo volevo perché sicuramente nessuno... Eh rai. vabbè, mi aspetta. Eh, ma sono sicuro, al 100% Allora, quinto posto. Eh. Mister Chu, io lo detesto, personaggio veramente no, fastidioso, no, di merda. Quello è meglio quarto posto: Queen. No, no, veramente... gente... Uomo razzo, vabbè, lasciamo per... Terzo, qua iniziamo la parte divertente: uomo giraffa in culo. <ride> ah, di stai prendendo. Uomo giraffa in culo Beh così così Fulli tutto però Uomo giraffa in culo Secondo posto mm. Uomo parlo col culo <ride> Scusa non l'hai messo come possibile Primo posto Uomo scrigno. Ah infatti cazzo. <ride> Maggi. Il primo posto è uomo scrigno. <ride> eh no, ma infatti mi sembrava. Il personaggio di Maggi. L'uomo scrigno. Mi sembrava. Strano. Cioè ragazzi io ora. Cioè no. Io perché. Vabbè. Aspetta. Vabbè. Intanto che questi due eh, fanno le loro cazzadine. Vi voglio far vedere. Una cosa. Allora, questo mettiamo qui. Si chiama Gaimon comunque. <ride> allora. Uomo giraffa in culo. Oh! Bello! E c'ha il culo infilato nella testa della giraffa. Bellissimo. Come cazzo gli è venuto in mente? Ma basta prendere un'immagine di One Piece per dire questo, no? Uomo coccorocco. Cioè, ma tu stai male? Cioè, che cos'è questo abominio? Che cos'è? Questo tizio. Ma cos'è? Ciao Maggi. Ma parla un tipo come Kizaru. E beh, perché quando c'ha una bocca così. Parlano, mm. Ciao Maggi! C'è un uomo con la giraffa in culo Cioè, è veramente... Cioè, ragazzi, cioè, sono brutti, eh. Sono brutti, veri. Cioè, su Kaido hanno proprio... Fatto proprio jackpot. E poi, vabbè. Cioè, ah, c'è cioè, da parlo. parlarne? <ride> cioè, veramente volete che io giustifichi la mia scelta? Questo è Maggi, rinchiuso nel forziere. Perché è Come troppo cazzo grosso si chiama? Ma scrivi Uomo con due? Dentro quello scrigno c'è il One Piece. Eh. Secondo me, appena se ne c'è una puzza di <ride> merda. Guarda. Eh. Cioè, vi rendete Ha fatto un personaggio e si è rinchiuso nello scrigno. Donna panza gonfia è meglio? Beh, beh, cazzo, sì. Senti, questo vive in uno scrigno. <ride> cioè, tu me puoi dire quello che ti pare, ma questo è, preferisce vivere nello scrigno, nell'isoletta, perché ormai è sua. Dai. È, è bello. Bello, 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 sì. Poi col monociglio, così, bellissimo. <ride> Sembra stemio. Sembra stemio. <ride> Dai, è Maggi. È Maggi rinchiuso nello no, scrigno. Ah, ce l'ho un altro. Maggi scrigno, man. Questo ve lo lascio qui, perché secondo me... Manca uno, manca uno, eh? eh sì, ma come fai a non trovarli subito? Beh, perché li sto cercando particolari. Eh, guarda, uomo scrigno, eccolo qua, bello con bello. quello scrigno. Mamma mia, guarda quanto scopo! Guarda. Oh, la nostra mascotte, abbiamo trovato ufficialmente la mascotte di Anime Night. Eccolo qua, mamma mia, per carità. Che devono essere inutili quelli che sto cercando io, vedi? Mm. Allora, le parole magiche sono... Eccola. Mm. È dove eh? che se sta noi, eh. Fatta la cacca, il culo si sciacqua. Bidi body bide. Dai lavati il culo anche tu come me. Bidi body bide. I Tarzanelli non sono belli, bidi body bide, dai sciacquati il culo anche tu come me, bidi bi bide, col culo merdoso non puoi far tutto quel che vuoi, però qui c'è un rimedio per te, è bidibi body bide, fatta la cacca, il culo si sciacqua, bidi bi bide, dai lavati il culo anche tu come oh, me. Sì, bi, sono bi bo di bi, bide. Quanti ne a te? Uno Pure a te È Parla vero. con la chat ah! No questo gli sembra un ottimo intrattenimento ah, okay mi sono chiuso nello scrigno non riesco ad uscire non riesco ad uscire quando faccio la cacca mi rimangono i terzanelli attaccati al culo come faccio ad uscire da questa situazione Però devo dire queste gag Comiche grottesche ti obbligano a sbrigarti per non volerlo sì, esatto, sentire Sì, esatto. esatto, esatto. Aspetto che gli altri riescano a trovare qualcuno peggio di me. Ma credo sia impossibile. Ho il monociglio. Ho un cerotto in testa. Non so come ho fatto a mettermelo. Sinceramente, non ah, me lo io... ricordo. Ma vabbè, mai l'ho trovato. E eh? cioè, non solo come i capelli: tutti verdi. Eh, io pure due non me li ricordo come si chiamano. Chiamatemi il Joker. Il Joker richiuso nello scrigno. Sì, io chiamano? penso che Maggi sì, sia proprio un cretino. Ma lo ripenso una sera. Bene. Allora, al quinto posto, e non mi, non mi ricordo il nome, ma è il wrestler dei Pirati di Barbanera Ma so, quello è forte quello. è veramente. Quello, forte. quello è veramente brutto. Però sono più Dai, brutto. Dai, che merda io. Cioè, non ho capito come dovrebbe essere car caratterizzato. Vargas, bravo, bravo, bravo. Quello mi fa proprio cagare. E anche perché almeno gli altri ancora non l'hai visti. I Barbara. Ce ne sono un altro paio che sono a rischio, merda, però ancora non l'hai visti. Sicuramente... Vargas l'hai visto. Non sono fa peggio di me. Io sono dentro e... lo scrigno. Cioè, capito? Oh, al, al quarto posto, Quinn. Vabbè, lo sapete quanto odio Quinn. Insomma, ve l'ho già Anch detto. Anche io l'ho messo più al volte. quarto posto. Io... Ah, questo, bravo. E, insomma è un odio che insomma ci accompagna e al terzo posto oh non ho trovato il nome il capo dei de, de quei coglioni da saga gli uomini pesce il pesce che, che contro cui combatte ah, quello che poi usa l'energisterone si sì, quella merda quello personaggio oddi. peggiore. cioè veramente no non è Arlong no, <ride> Arlong oh, è Arlong che, che mi toccare Arlong odio odio per carità oh Odd Jones, mamma mia che brutto, tutta quella saga è una merda, lui è una merda, mamma mia, guarda, stavo per smettere di guardare One Piece, no, no, eh. è capito, meglio la mia saga lì... quando mi trovano dentro lo scrigno. Al tizio di fango, <ride> il tizio di fango lo trovo, cioè va male, però almeno è, è fastidioso con successo. cioè fa quello che deve fare io? stai parlando di me? al secondo posto la voce più odiosa dopo quella di Livio. Pika Pika è insopportabile Pika è insopportabile la voce giocatore. è odiosa e il combattimento che fa con Zoro sono 80 puntate della stessa cosa Zoro che spacca sti muri e lui che continua a rigenerarsi si spostano. e poi si è, è sempre uguale tutto uguale, colui che fa la vocina, che coglioni, regà cioè, proprio. Vabbè, che sarebbe stato al primo posto se non fosse che ci voglio mettere, proprio come fallimento di Wano, tutti, tutti i sottoposti di Kaido. Sì, sì, eh, sì fanno tutti sono, tutti, so, tutti i sottoposti di Kaido non, e qui comunque l'ha messo. Fuori, sì, No, perché, perché qui, King, e, e Coso, e Jack, un po' meglio, poi c'è quelli sotto. La tizia è il e il tizio giraffe. Ma quella dalle capucciate per tizio è un allosauro eh, per quello dalle capucciate. T-Rex, che è il coso? Il er tizio il leone in panza. Ciao, Fede. C'è cioè, un abominio dietro l'altro, una merda. Comunque, abbraccia al tuo nuovo essere. Ah, ah fatta che lì. <ride> <ride> Ma essi sono troppo, troppo, troppo mainstream. No, no, più particolare. Uomo scrigno. Aquino al quinto posto, pciu e chi è Pichu? Dai, Pichu, è, madonna, Pichu è la saga è, di Arlong quella saga di Arlong che sì, con la faccia boccuccia che, spa, che sputa le gocce d'acqua esatto Pichu, quello fa cagare santa. <ride> Quello fa effettivamente cagare al quarto posto Nonna Ambriagona non mi ricordo come si chiama la saga di Water 7 Nonna Ambriagona quello un è un po personaggio po assurdo, po assurdo po'. Eh. ok Nonna Ambriagona va bene ci stiamo eh. al terzo posto secondo me uno ancora peggio fatto ancora peggio aspetta a Chi la OG. La, OG. la OG, è devastante, è la... il vecchio, la, la OG. E vabbè stanno lì in mezzo a Vargas e l'Arti, la è, è tutto lì la, la, la OG. storia. Al secondo posto Charlotte Opera, che è il coso? Sì vabbè dai, ah, beh, e vabbè, ma che t'ha fatto Charlotte Opera, non Opera. fa niente. E no, e no, come non fa, fa scappare. È colpa sua se scappano Rufi all'arte, perché lui doveva controllare. Ah, Charlotte bello, Opera bello, è il personaggio più del mondo. è quello che. con la faccia bianca. Quello, no, quello che non è umano, che ha ad esempio. Non mi ricordo che è Panna montata. Esatto. Panna esatto, montata, Sì, Charlotte, sì, opera, sì. Panna sì vabbè, è, beh, è poi scemo. E al primo posto Livio. Della saga degli uomini pesci. Pappagù Pappagù Oh io preferisco Pappagù a Audi Jones Pappagù è apparentemente Livio Un personaggio fastidioso Odioso Che veramente su GTRP Vorresti mettere sempre le mani addosso Costantemente Pappagù Con gli occhiali da sole Mamma mia Pappagù Allora Pappagù Comunque nessuno Nessuno ha messo coso Perché effettivamente È vero che parla col culo Però poi No messo, l'ha messo l'ho messo Chi demon? L'hai messo? Certo, l'uomo che tu parla, parla, parla con Ah, ok, non me l'ho accorto, scusami. Allora, ragazzi. Domani Fa paura è la vigilia. Dopodomani è Natale. 26 Santo Stefano. Quindi... Stamattina ormai Quindi sì. esatto, esatto da ormai. per questa sì. settimana è finito. Anime Night Anime Night va in vacanza. Noi vi ringraziamo per tutto il supporto che ci avete dato in questo tempo. Perché sopportate me, sopportate Maggi. Sopportate il Lord Meliada. La cosa bella che però ha detto sopportate me per primo perché ha capito quello che. Sì, si sì, lo sa. Lo sa che erano ragazzi e quindi vi ringraziamo dal più profondo del cuore per essere stati con noi, per averci supportato. per essere qua ogni sera a vederci e sentire le nostre cazzadine e spero che passiate delle buone Ciao, feste delle belle feste ci vediamo eh, lunedì dopo, 27. 27. il 27. 27 ci vediamo il 27 e ci avremo tanti ospiti tanto cibo in pancia tanto cibo in pancia no, e tanto amore da, da condividere con voi ci sarà anche tanto one piece per, <ride> per sfortuna per sfortuna fate i bravi, fate i bravi mi raccomando non tornate col covid eh? mangiate con uh, discrezione e poi ci avvicineremo insieme a Capodanno che nessuno sa cosa fare. e veramente vi ringraziamo anche per aver, essere i primi a seguire questa nuova avventura che, dove sì, ci siamo i pionieri. noi siamo i pionieri e voi siete i pionieri dei pionieri sì esatto quindi grazie sono mille perché... più 20 settembre, sono poco più di tre mesi eh, esatto sì, perché è in soli tre mesi comunque abbiamo creato un gruppo molto affiatato noi vi ricordiamo sempre quando passate ci riempie di gioia sì. questa cosa quindi grazie di tutto e vi lasciamo con una barzelletta di Maggi finale una barzelletta <ride> questa allora... è stata un po' a tradimento esatto, ma tanto lo so che mo toglie vai racconta beh, questo questa barzelletta. barzelletta ah vabbè quello che entra dentro il negozio è scappa